Fabio Orso non può partecipare, mi arriva dalla notifica. E perché? Che scusa di Fabio, allora esci, spegni il telefono, riaccendi, buttalo, buttalo, metto per un altro e torno. E via, ma mi ti rendi conto? Guarda, allora, lui mi ma vuole possiamo... buttare fuori dalla sua diretta. Grazie, cioè io sono così tipo. Christian, dice Fabio, rimanda. Di nuovo, aspetta. Fabio. Oddio. Io non posso chiudere la diretta. No, no. Deve effettuare l'upgrade dell'app. Arrivo, arrivo. Cioè, Fabio. Direi, arriva. Instagram, tipo. Ah, forse perché la diretta in, in 4, no? Niente. Aspetta. Fabio deve fare l'upgrade. Scusate, io ciao, Virginia. Le dirette in 4, però. No, non in 4 devo fare. Fabio che deve tipo, attivare l'upgrade nel suo della sua... Devo fare. Deve aggiornare. Comunque, intanto iniziamo perché sennò la gente si scoccia. Ciao, Angelica. Allora, fateci domande sul film. Fateci domande su quello che vi pare. Vai, sì. Sfidiamo. Dai. Siamo carichissimi. Siete bellissimi. Proviamo tipo a salutare pure gente, che ne so. Ciao. Esatto, dai. Quanti anni avete? Esatto. Ciao, Bea. Ciao, Bea. Ciao, Rebecca. Ma quanto siete belli. Grazie. Cucciola. Ciao, nipotina mia. Con chi parla? Ciao, Beatrice. Ciao, Beatrice. Ciao, Beatrice. Sto preparando un montaggio con voi, per favore. Potete guardarlo? Sì, sì, certo, mandacelo. Mandacelo quando poi l'hai montato. C'è Massimiliano, c'è Massimiliano. Ciao, Massimiliano. Massimiliano, può entrare con noi? Vai, proviamo. Che per adesso non c'è Fabio. La ragazza con gli occhiali che interpretava Angelica. No, Angelica interpretava Angelica. Angelica interpretava Angelica. Angelica era Angelica. Esatto. Ragazzi, Angelica era Marta, la fidanzata di Francesco, quello che non può entrare. Esatto. Quello che è Fabio in realtà. Allora. Angelica si fantasia, grazie. Chris, come dire? Provo da un altro telefono. No, ma non è un problema di telefono, è un problema di... Cioè, deve secondo me devi aggiornare Instagram. Vai sullo story a aggiornare. Massi dice che belli che siete. Massi, anche tu. Ti vogliamo bene. Oh, anche tu, Massi. Allora, salvatela la diretta. Ok. Mi salutate. Certo, ciao Martina, punto 25. Ciao Martina. Vorrei aprire una fanpage su di voi. Valentina, sì, vi aprite tutto. Aprite tutto. Certo. Di vedere il film. Complimenti davvero, bellissimo. Grazie. Grazie. C'è Danny che dice I don't understand. Mi dispiace. I'm so sorry. Lo so, però la maggior parte sono italiani, non possiamo metterci a parlare in... Sì. Cioè, let's do it. Orso manchi saluto. È vero. Lo so. Ragazzi, manca Orso. Quanti anni avete? Allora, io ne ho... Indovinate voi. Facciamo sempre lo stesso gioco. Facciamo lo stesso gioco. Raga, indovinate, io sono la più grande. Vi dico solo questo. Angelica è la più grande. I'm watching the movie right now. Thank you so much. Ah, mi potete salutare? Anche io mi chiamo Angelica, ciao. Allora, ecco, partono le mie domande. Quando avete iniziato le riprese del film? Allora, il film è stato girato tra ottobre e dicembre del 2019, quindi un anno e tre mesi fa. E qui chiede quando abbiamo finito, forse il 7 allora, dicembre. Allora, qui buttano dei numeri, 19, 18, 19, comunque. Però mettete dei nomi. Infatti, se mettete 18, 19, chi? Infatti. Cioè, tipo, allora, sia... io direi di fare così. Iniziamo con Elvira. Secondo voi, vai. Elvira, quanti anni ha? Vai. Elvira, iniziamo con Elvira. 2 mesi. 18. C'è chi dice 18? 18, 19, 20. 20. Oh, 19. Non mi salutate. Eleonora 19, piccolo. Ciao, Eleonora piccolo. 19, lui Carlotta 19. Mineo. Lo piccolo, scusami, Eleonora lo piccolo. È uno ha un po' di problemi. Grazie. Non ci prima invitare Fabio Osso adesso. Che sono ha detto confusa. Che... Allora, 18. Raga, ok, ho indovinato. Vabbè, raga, 18. Ragazzi, qua Beatrice Violo dice, ma ci sono delle scene in acqua, immagina il freddo. Non la ho capito. Qua, sì, abbastanza. Eh beh. Ragazzi, ma manca, ma allora, manca una persona importante oltre a Fabio Orso, la lucertola di Angelica. La prendo, arrivo, Lili, arrivo. Com'è che si chiama? Lili? Lili. Lili Ditt. Amore di mamma, vieni con mamma. Amore di mamma. Tale mamma. No, guarda che...
Beh, Christian pensava fosse un camaleonte fino a due giorni fa, quindi... infatti. Sofia, saluta la tua zia Lori. Ciao! Ah, allora abbiamo capito di chi era la zia. Ti voglio bene, ciao zia. Chi è il più romantico? Massimiliano, il regista. Giuseppe. No, il più romantico è Christian, in realtà. Yeah. No, Giuseppe, ragazzi. Io non quoto. Fabio Orso non può partecipare, poverino, ragazzi, mi dispiace troppo. Se è con qualcuno dentro di un altro account, ma io niente. Certo. Fabio non può entrare. È bellissimo il film, mi potete salutare. Ciao a Matucci Federica, spero di aver azzeccato il... Mi salutate, mi chiamo Camilla. Ciao, e niente, Camilla. Vi lovo. Ciao Camilla. Mia mamma che scrive un drago, una lucetta. Ciao. Ragazzi, mia mamma dice ragazzi vi lovo. Anche la adoro. Mi potete salutare Ilenia e Corelli. Allora, ciao. Ragazzi. Ve l'hanno detto dopo. A me dopo. No, lo sapevamo, no, cioè era prodotto da sapevamo. Netflix, quindi sì. Lo sapevamo già. Sì. Sapevate fosse un film? Pensavate fosse una serie? No. Ciao Rosy. Sapete cosa possiamo fare? Siccome io e Christian di pomeriggio avevamo fatto delle domande e ne avevamo tipo tantissime, sì. Quindi io le posso prendere e possiamo rispondere a un quelle. Applauso a Elvira per l'idea della serata. Vero, sincero, anche perché ho chiesto per le domande, ma... Allora, inizio... Io faccio le domande, ok? Lei io sono questo. Quella che poi... fa le domande. Lei protagonista, questa non è la domanda. Questa non la posso chiedere, Beh, ci sarà un sequel, Allora, avete mai fatto musical? Vi piacerebbe? Io? Vai, Sofì. Io ho fatto un musical quando ero più piccola, Hakuna Matata. Adesso. Interpretavo Nala, da piccola ovviamente. E nulla, questo. Io no. Brava, io, Angie, ti seguo? Io sì, io ho fatto musical. Ho fatto La Bella e la Bestia, Il Brancaccio. Quando avevo 8 anni, facevo Chicco la Tazzina, ero piccolino. Tazzino. Poi ho fatto Billy Elliot al Sistino. Bellissimo, e io c'ero pure. In tournée per 2 anni. E poi ho fatto Full Monty, il musical, sempre al Sistino e poi anche in tournée. Ok, domanda numero 2. Queste sono tutte uguali. Questa no. Ok. Quali sono le vostre 5 più grandi qualità? Io direi di rispondere alla diretta. Per se stessi, ma per gli altri. Secondo me, forse è meglio rispondere alla diretta, perché ci sono i ragazzi che seguono in questo istante, magari è proprio carino, no? Forse è meglio rispondere alle domande della diretta, perché ci sono i ragazzi che ci seguono, ci fanno domande, magari è proprio carino, no? Quali sono i film che avete facciamo fatto? Facciamo un po' e un poco. Come ti permetti? A metterti colpo di qua, amore. Com'era quella frase? Amore. Non si venga a dire. Amore. Comunque. They speak Spanish? No. No. Mi salutate, mi chiamo Ilenia. Ciao Ilenia. Ciao Ilenia. Ciao. Oggi è il compleanno di Elvira. No. Auguri. No. Purtroppo. Però tra un mese esatto è il mio compleanno. Cioè il 26 aprile è il mio compleanno. Quindi fatemi gli auguri. Guai, io da oggi vi scippo addio. C'è scritto vi cippo comunque. Vabbè, io l'ho detto cippo. Tipo... Ma quindi quanti anni avete? Tra i 17 e i 20. Allora, io 17. Io 18, lui 19 e io 20. Cioè, perfetto, una scala perfetta. Salutatemi, mi chiamo Sofia. Ciao Sofia. Fabio, ho detto di provare. Non abbiamo fatto quella domanda lì, però. Ok, vale. Scusate, vai. No. Mi salutate, vi adoro troppo. Ciao. Rebecca Ferro. Ciao Rebecca Ferro. Ciao. Comunque, io voglio dire 5 cose, cioè 5 qualità di Sofia. Vai. Le dico tutte io. Allora, 1, solare. 2, allegra. 3,
bella, che è bellissima Sofia. 4 la... no, no, però non voglio cadere nello scontato. Aspetta. Allegra, solare, non voglio cadere nello scontato. Ma perché amo, no, perché per chi non ti conosce, se io devo dire 5 qualità, devo dire le cose che davvero ti rappresentano. Però mi dispiace troppo di Fabio. Poi suggerimenti chiaramente bravissima a cantare, chiaramente. Grazie. Ciao Caterina. Faccio poi un vocalizzo rapido perché sono fredda. Vai. Vai. Ora. Vai. 3, 2, 1, così. D'acqua. Un secondo. Eccomi. Dai, do il cuore anche a Rebecca. Ora se io sbaglio, spengo e scappo, via. Vai, via. Leggi, stanno a menà. Mio! Che idea! Adoro. Adoro. Poteva venire meglio, però l'importante è partecipare. Vai, sei partecipare. Ancora a 3 comunque. Anzi, no, a 4. La quinta? Io ragazzi, mi ero persa a leggere i commenti, scusate. Sì, anch'io. La quinta, allora, cosa ha detto finora? Solare, allegra. Allegra, bella. Brava, bravissima a cantare. E poi per me è una qualità, cioè pazza Sofia. Però per me è una qualità perché a me, cioè, questa cosa mi fa troppo stare bene, capito? Cioè, lei emette proprio positività. Sì. Grazie amore. Adesso abitate, io, vai, ricambio. Abitate tutti in Sicilia. Allora, Angelica è di... Vabbè, rispondete. Allora, io sono di Messina, sono nata a Messina, ma sto a Roma da 8 anni. Io vivo a Palermo. Io pure Palermo. Quindi, okay. Di base, siamo tutti siciliani. Sì. E io invece mi sono trasferito all'estero, a Roma. Allora, adesso 5 aspetti positivi di Elvi. Allora, intanto... Scusa. Una cosa obiettiva che abbiamo capito tutti in questo momento è bravissima a recitare e l'abbiamo capito tutti questo. Seconda cosa, ascolta molto, è umile. Ma mi sentite? No, sì, scusa, vai. Ok, bravissima a recitare, è umile. Poi cosa avevo detto? Ma già mi sono dimenticata. Comunque, ascolta molto. Questo mi hai detto. Ha una voce che mi emoziona sempre. Quando parla lo ascolterei per ore così. Amore. Altra cosa, molto intelligente. Ma molto intelligente, perspicace. Veramente, la sua intelligenza è molto più bella del suo aspetto fisico. Cool. Ma no, Ma piangere nell'angolino. Ragazzi, è un drago barbuto. Drago barbuto. Ma Angelica cosa... Vai, adesso di Angelica, Christian, Angelica e poi Angelica e Christian. Vai, Gri, tocca a te. Christian! No! Dimmi. Tu ad tocca Angelica, a te. Poi Angelica a te. Io devo fare ad Angelica? Vai. Se non me lo vuoi fare, no. No! Di Angelica. Empatica? Dai, simpatica, poi un sacco brava. Poi Angelica. Angelica. Io ce n'ho un botto di Angelica. Va bene, io va pure. Bene, Gri. Mi conosci solo da 6 anni? No, va bene. No, è che ne ho così tanti che non so quale scegliere. Io direi su Angelica rassicurante. È una di quelle persone con cui quando parli con Angelica ti senti in pace con te stessa e con il mondo e ti apprezzi di più. Quindi io direi rassicurante ed è una qualità che non tutti hanno. Poi direi anche un sacco... No, aspetta. No, un'altra cosa. Ha belle spazzole. Angelica ha belle spazzole. No, ha degli accessori per i capelli fighissimi. Ma, cioè, che aveva tipo 1000 mollette. Io mi ricordo che gliele volevo fregare tutte. Ma ragazzi, bene, gli occhiali e io devo di dire questo? Gli occhiali del film di Angelica, dai, forza.
Cosa? Gli occhiali nel film di Angelica. Raghi, no, ragazzi, Angelica. Sono... rispondiamo un po' di domande. Ragazzi, allora, qualità di Angelica, possiede coccodrilli? Ci stanno chiedendo un momento, Angelica, un momento divertente passato allora, sul set. Un momento divertente. Quando ho avuto l'intossicazione per la pasta. Poverino, amore, te ne sei mangiata tipo un chilo. Ragazzi, perché io non faccio spoiler, però c'è una scena in cui mangio. E siccome ci sono vari chuck per fare una scena, io ho mangiato tanta pasta perché era buona, era buonissima. Anche per quanto riguarda lo studio, magari proprio della recitazione, però per no, io credo una cosa, però... credo che magari ti offre più opportunità, però se lavorativamente città, parlando sì, però se dovessi scegliere una città scegliere sempre Palermo. Io magari Dubai, però dico apprezzo. Vuoi allora, salutare io... Cristian? Ciao. Ciao Beatrice, forse l'ha chiesto. Io se dovessi scegliere tra Messina e Roma sceglierei Roma tutta la vita. Querido, ho mandato la richiesta, dice Fabio, ti invito la richiesta. Oh, raga. Ragazzi. Raga, Fabio. Dai. Non l'abbiamo fatta? Dai. No, 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 non ci credo. Dai. 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 Ah, Fabio. No. Fabio, no. Siamo con te. Ah! Sono vivo! Sì! Sono vivo! Non ci credo! Grazie. Oddio! Ragazzi, ho dovuto fare di tutto. Ho dovuto aggiornare l'app. Ragazzi, non so... Fabio ci ha insegnato una cosa. Non demordere mai. Bravo. Non demordete mai, ragazzi, perché questi telefoni, niente. Io con il mio telefono un rapporto così di amore e odio. Come state? Oddio! Come state? Mi sono seguito tutto, ragazzi. Ah, mamma mia, che fatica. Ho avuto un momento di panico, sì, tantissimo. Ho usato pure il telefono di mia madre, ho ragazzi, provato in tutti i modi. Guardate quanto è luminoso. È uscito, è andato comunque in negozio, ha comprato telefoni. Sì. Sono andato io al magazzino di Amazon, l'ho scassinato, ho preso un nuovo telefono e sono venuto qua. Solo per voi. Solo per voi. Ah, ok, bene. Ok, perché... alla fine. Adesso puoi respirare. Ce l'ho fatta finalmente. Ciao, ciao Rebecca. Ciao, ciao. Brasile, un sacco di Brasile. Infatti, questa cosa è rivolta a Cettola qualunque, in qualunque mente. Ciao. Ragazzi, ecco. No, adesso io voglio fare una domanda a loro. Allora, ragazzi, io ho una domanda a voi che scrivete. Dovete essere sinceri e dovete calcolarmi intanto. Ditemi il vostro cibo preferito, perché io ho un'ossessione per il cibo, quindi condividiamo queste ossessioni, forza. Amo, ma lo stai chiedendo a noi o a chi guarda la diretta? A chi... Anche a voi. Farete altri film insieme? Magari. Magari. Ma guarda. Ma vediamo. Vabbè, non lo so, in realtà. Abbiamo del tempo libero. Sì, cioè, raga, onestamente, vabbè, in realtà... io Cristian poi non lo voglio più vedere per almeno 10 anni. Se vogliamo dirla tutta, io e chi è il secondo? Stanno scrivendo pizza, lasagna, pizza, lasagna. Lasagna. Pizza, lasagna. La carbonara. Pizza, carbonara, Mac. Il Mac. Ma il Mac. Sushi. Beh, il Mac è tanta roba. Lasagna è questo. Ragazzi, già che stiamo parlando in italiano, quindi magari salutiamo un po' di paesi random. Ok. Vai. Allora, io direi che è entrato Fabio e la diretta è diventata in un attimo molto più internazionale. Ah, quindi sì. Fabio, se puoi salutare in inglese, in francese, un po' di gente, vai, silenzio. Allora, vado in inglese? Vai. Vai. Ok. Hello everybody, the cast of Caught by a Wave says hi to all known Italian speakers and we love you, thank you for watching. A lot of people from America have been watching the movie from other countries. Thank you very much. You are amazing. Brividi. You are amazing. Madonna, grazie. Okay, il signore lo di sopra. Passiamo al francese. Allo tout le monde, merci pour regarder notre film, Notre Été. Je pense que ça s'appelle Notre Été en France. Merci beaucoup de regarder tous les casts de Notre Été. C'est 10
sposo. Merci. Ok, adesso c'è il siciliano. Sei vabbè, quello... Maria, ecco. Quanto abbiamo i quattro, mia, i, brutta, quattro no? Lati della je suis morte, cioè, c'è gente che ci risponde in spagnolo, forse lo so fare anche in spagnolo, vediamo, mi improvviso. Hola chicos, gracias de mirar nuestro film. Che sa... Come si chiama in spagnolo? Come si chiama il nostro film in spagnolo? No, la misma onda, la nostra película. Vabbè, sì. No, il film si dice pellicola. Però la misma onda si chiama. Ciao, la misma onda. Vedo un sacco di bandierine del Brasile. Ciao Brasile. Ciao Brasile. Ciao Brasile. Brasile. Non lo so. Ora me lo cerco. Come si dice. Allora, aspettate perché c'è una richiesta. Parlate in siciliano, è Beatrice che ve lo ordina. Ah, vai. Vabbè. Scriveteci le frasi. E noi cerchiamo di dirle. Cioè, scriveteci le frasi. Va bene, esatto. Facciamo questo gioco. Tipo io. Io sono una frana. Amore, tu già dicendo io sono una frana, cioè, impeccabile. Ciao figlioli, Portogallo. Allora vedo come si dice in portoghese, grazie di averci visto. Vediamo come. Hola. Come si dice? Pessoal. Hola, Pessoal. Argentina! Ragazzi, fermatevi. Arancina o arancino? Arancino. Germania! Arancina! Uruguay! Ciao Flavietta! Uruguay! Australia! Australia! My love, Australia! Cristian è mezzo australiano, lo fratto mezzo. Questo. Mezzo! Metà Messina, metà Australia. Ciao Roberta. Io come traduttore. From the Netherlands. Cosa? Cosa? Arancina. Allora, ciao una ragazza. Mi stanno sanguinando le orecchie. Io vi rilevo a tutti quanti per questa Elisa cosa. Elisa Tommasi dice a Palermo arancina, raga. Arancina, raga. Eh sì. Arancina, brava Sara, arancina, brava Marta. Allora, con voi, me lo ragazzi, no. Ragazzi, ce l'ho anche in portoghese, vediamo se riesco. Vai. Obrigado por assistir o film de todo o cast de sulla stessa onda. Obrigado. Spero che sia l'ho fatto con Google Translate. Vediamo allora, se allora adesso io vi leggo quella in tedesco, ok? Vai. No, stavo scherzando, ragazzi. Sì. Cioè, c'è una Ecuador. Raga, comunque possiamo parlare di comunque mia madre il film in tedesco, scusate, possiamo parlare di quanto è figo il film in tedesco. Io ragazzi, ieri io e Elvira per così come l'abbiamo visto e rivisto il film, ci siamo messi a guardarlo in tedesco e l'abbiamo portato, cioè, no, ragazzi, un bel po'. Tipo per mezz'oretta. Sì. E poi a un'oretta faccio, oh, ma lo stiamo guardando in tedesco. E lei fa, è vero, non, cioè, capito, non c'è tanto allora, perché veramente è veramente bello. Ragazzi, col francese Hallo... è più romantico. Hallo Annalle. No, Dankeschön for watching the movie. I don't know. Allora ragazzi, Lituania. C'è mia madre di là che urla arancino. No, arancino. Allora, ragazzi, io qua mia nonna. Ragazzi, dice arancina. No, si dice il nago. Aspetta. Non mi fate morire. Scusate un momento. Elvira. Nonna, come si dice? Arancina o arancino? Arancina. Arancina. Nonna, come si dice? No. Nonna. Non so neppure, forse è come arancino? Fabio, ma io ti amo! Mia nonna ultimamente non... Ricordami di non chiamarti per aiutarmi. Mia mamma la sta sgridando. È brava la nonna. Slovacchia, ciao Slovacchia!
Ciao Slovacchia. Io sono gentile. Un sacco dalla Romania, ragazzi. Ciao Romania. Fabio, vedi che tua nonna sta facendo un successo, eh? Mia nonna è impazzita, ragazzi. Un successone. Come? Aspetta, riproviamo. No, nonna, ci hai pensato? In rumeno. Venezuela. Oh, in rumeno. Arancina, arancina, hai visto? Mia nonna conferma arancina. No, non so come si chiama. Perù. Cioè, io vedo solo bandiere, ragazzi. Esatto. Miseria. C'è la bandiera. Sembra una partita di calcio. È partito il risico sul nostro, sulla nostra diretta Instagram. Ciao, fine, ciao, hello. Oui, oui, bonjour. Mademoiselle. Talentuosi. Ti amo, cioè, ti amo. Ok, ti amo. Ragazzi, chiedeteci una domanda. Ask us a question. Chiedeteci no. Io provo. Chiedeteci. Tipo... Fateci Napoli. Una domanda. Napoli. Napoli. La pizza fritta, ragazzi. Pizza. Ciao, Carlotta. Quantità. Io sono 3 giorni a Napoli. Ho mandato 800 pizze. Ragazzi, Sofia in questa diretta ha parlato di cibo. Poi di cibo. Hai cenato? No, sì, ho mangiato un'arancina. Ecco, grande, so. Guardate le domande, hai ragione. Guardate le domande, c'è ragione. Allora, Rebecca Ferro. Tu prima non c'eri, però praticamente... Mentre eri da Amazon. Mentre compravi il telefono. Mentre ero con le ferro, da Trapani. No, ascolta, comunque vero, serio, perché sennò facciamo un po' di confusione. Sì, sì, praticamente sì. Oggi io e Christian avevamo messo un box delle domande, però non eravamo riusciti a rispondere a tutti, e quindi facciamo questa diretta anche... diciamo per rispondere a tutte le domande che ci hanno fatto. Quindi eravamo arrivati a una certa, però ok, sì. Vai, però sono pronto con me, perché non sapevano che dire su di me. No, praticamente no, l'unica cosa che noi è che Angelica è Angelica, che ha accessori belli per i capelli, è che sei rassicurante. Grazie. Tra di loro si sono messi complimenti bellissimi, stupendi. Caro il silenzio. E fu così che comunque Elvira continua a leggere le domande. Vai. Siete fieri di voi stessi? Tantissimo. Io di Fabio. E io di te, Chris. Di Fabio che è ma io... connettersi. Ragazzi, veramente ho fatto una fatica. No, ma io se parlassi oggi con Fabio di 2 anni fa, penso che mi prenderebbe a schiaffi, mi direbbe: ma che stai dicendo? Cioè, se gli raccontassi tutto questo che ci sta succedendo, che mi, insomma, penso, non so, penso anche voi. Qua c'è un box delle domande. Raga, scusate, non avevamo capito niente. C'è il box delle domande. Allora, ringraziamo Giorgi Mess perché ci ha aperto un mondo. Allora, siamo pronti? Sì, la domanda principale è: Juventus o Inter? Palermo. Cioè, così a seguito dico Milan. Poi mi chiedono quanto dura il film. Dipende ogni quanto lo mettete in pausa. Esatto. Vabbè, basta con le di norma, dura 1 ora e 39 minuti. Sì. Per esempio, ieri l'ho messo, è durato 2 ore perché ho messo... Però dipende quanto lo mettete... Vabbè, lo mettete in pausa. Allora, ho durato il film, grazie. Raccontate il finale del film. No. Non è il caso. Ragazzi, esatto. Dai, che... Ma non ciao se da Romania. No. Ok, Elvi. Ragazzi, ma sapete se sono filtri? Comunque, piccolo. Sì. Certo. E qua io c'ero arrivata. Allora, ma quindi ciao, queste domande Chiara, qui, no? Paradiso. No? Niente? No, ok. Ma siete la mia vita. Ma non stiamo... Che succede? Non ho capito. Sta succedendo? È impazzito tutto? Non ci capisco. Niente. Stava cadendo. Ragazzi, stava cadendo la che è successo? No, la ring light ci stava abbandonando un attimo, però in realtà... Ok, infatti. Ma io, ad esempio, non posso accedere al box delle domande. No, lo può fare solo Cree, perché la diretta è di Cree. Perfetto, allora. Intanto leggo. Ma li vuoi pure mettere qui? Sì, qui dove? Nella diretta, raga. Raga, scusate, non siamo esperti. Qualcuno? Fabio, tanto smettila. Fabio. Aspetta, l'ultima. Vediamo se... No, niente, non riesco a farlo. Volevo mettere quella di Tarantino. Però vabbè, dai. Quindi questo box, io ragazzi non faccio nulla, perché da un momento all'altro potrebbe ribellarsi il mio telefono. Quindi vedete voi, non so...
c'è solo una domanda. Solo grido. Allora, ma ha messo il box delle domande dice, pomeriggio. Dovete schiacciare sulla domanda che volete. Ok. Ok. Schiacciate sulla domanda che volete. A lei, ok. Praticamente io adesso sceglierò allora. Inutile dire che ci sono tipo 1000 domande e 999 sono uguali. Sì, sì, sto cercando di, tipo c'è una che vabbè okay. Ah, qua, ok, questa è carina, questa okay. È carina. Abbiamo scelto la domanda di Kami Carra. Sembra un po' scena più difficile da girare. Allora facciamo quale giusto? Allora, facciamo così, siccome siamo quattro, non vorrei che ci accavalliamo e poi diventa fastidioso. Io direi di ognuno di noi dice la sua scena più complicata, ok? Okay. Inizierei da Elvira. Sì. Vai, Elvira. Okay. Però, regà, nel senso, cioè, io la voglio dire, però allo stesso tempo non la voglio dire perché non so se c'è qualcuno che non ha... Giusto, quindi cambiamo domanda. Esatto. Dai. Cioè, no, perché ha senso la mia scena più difficile, però... No, infatti, non vorrei dirlo, dirlo, raga, però qua sotto hanno detto anche come finisce. Vabbè, ma non fa niente, non fa ma niente. Ma noi non ci preoccupiamo. Noi allora, purtroppo dobbiamo scegliere un'altra domanda che, diciamo, non ci spoileri il film. Scusa, Kami Carra. Allora, io direi di scegliere una domanda a cui possono rispondere tutti. Mm-hmm. Allora, vai. Christian, è un ballerino? Allora, sì! Sì, direi. Rispondo prima io, ok? Sì. Rispondo prima io, va bene? Poi Fabio. Allora, grande! Sì, sono un ballerino. Diciamo, la mia passione... Cioè io, allora, da piccolo... Ce la puoi fare. A parte gli scherzi, mio padre, come ogni bambino, essendo un maschietto, mi ha portato subito a scuola calcio, ovviamente. Solo che il mio momento preferito era fare gol, non tanto per il gol, ma per esultare, in modo che avevo un minuto di spettacolino per esultare ballando. Quindi niente, ha capito che... Ragazzi, scusa. Lo so che Elvira la sua memoria, la sua storia. Non la saprei dire meglio di lui. Se vuoi noi stacchiamo e ti lasciamo la diretta tutta sola. E quindi niente, e quindi poi sono andato a danza e niente, nasco, sono nato... Era facile, bastava dire sì. Bastava dire sì. Cristian ballerino, sì. E non so. Adesso cambiamo domanda. Aspetta, lo voglio dire io, voglio rispondere io. Cristian ballerino, sì. Ok, grazie. Io l'ho vista a Sistina, Christian, tra l'altro, l'anno scorso. In prima fila, in poltronissima. È meraviglioso, Christian. Sì, tra l'altro, nel Full Monty. Troppo bravo. Ha vinto anche il premio, dillo, Christian. Ha vinto il premio per miglior... Attore non protagonista nel 2016 con Billy Elliot il musical. Vabbè, vi rivedete un po'. Quello... Vi rivedete un po'. Comunque io ho scelto questa domanda perché secondo me è super interessante. Vai. Sì. Allora intanto salutiamo Chiara D'Arrigo. Allora, ciao, io qui non voglio Chiara, se sei online, salutaci e noi abbiamo scelto la tua domanda. Batti un colpo, non lo so. Elvira. Lancia un telefono come Fabio. Elvi, io non voglio far rispondere a Angelica questa domanda. Sarebbe inutile. Vabbè, ragazzi, Angelica. Io sono io, raga. No, infatti, inizia, secondo me, in questa domanda, inizia Angelica. Vai. Vai, Angelica. Vai. Ma qual è la domanda, scusate? Tanto. Vi rivedete un po' nei vostri personaggi? Vi rivedete un po' nei vostri personaggi? Sì, tantissimo. Okay. Sono io in versione un po' più fighetta. Forse un po' con più trucco. Io non mi trucco, quindi... Un po' più fighetta mi piace un sacco. Aspetta, Julie Goods. No. Grazie. Fai questa domanda nel box. Sto scherzando. E poi la mettiamo perché secondo me è super interessante. Sì. Però così ragazzi. È figa questa qua di Julie Goods. Io sono così stronza. No. Di più. Babbo. Dai, chi risponde poi? Sofì? Allora, il nome lo posso dire del mio personaggio, no? Barbara. Sì. Ora ti chiama Letty, cosa hai fatto? Scusa, Letty. Ma forse sì, forse no, non lo so, boh. Esatto. Ha molti aspetti in comune con me, molto ironica, molto sensibile, però... È meno realista.
è meno realista di me, questo è quello che ci differenzia. Però poi in molti aspetti siamo uguali, anche un po' l'atteggiamento. Sì. Fate rispondere al coccodrillo. Stavo ridendo per quello. Ridevo per quel commento lì. Oddio, va, ma bene. Cristian, il film è tipo un altro. Sei cambiato. No, è che Elvira, guardate, guardate Elvira come sta. Cioè, sta così, ha il peso su di me, proprio. Cioè, mamma mia. Cioè, ma chi è la fidanzata di Fabio, cioè, nel film? Cioè, così è messo. Ciao, un torello volentieri. La mia fidanzata nel film, Angelica. Ragazzi, ce l'avete lì. Però, vabbè, Angelica, non ti riconoscono. Sei una brava attrice. Questo è indicativo del fatto che sei una brava attrice, Angelica. Grazie. Ti sei nascosta dietro il tuo personaggio. Dai, ok, Orso, rispondi tu, vai. Allora, io con Francesco, sì, direi abbastanza sì. Un po' meno... Ho un po' la testa un po' più sulle spalle, spero. Però sì, diciamo che quando molti miei amici hanno visto la scena della festa e hanno Giulia, detto questo sembri tu quando fai festa. È così, insomma, ti chiamo. No, non l'ultima parte, non la seconda, la prima parte, insomma. Ragazzi, allora, andiamo con Elvira. Vai, Elvira. Dai. No, dai. Anzi, Cristian, perché noi dobbiamo eliminare questi stereotipi. Per hai ragione, come fiori a Sanremo. Hai ragione. Allora parto io. Posso dire una cosa? C'è una ragazza Beatrice che ha scritto meno drogato. Meno drogato. Anche a me. Anche a me. Sì, mi drogo un po' di meno. Comunque, Cristian, posso confermare. È un ragazzi, personaggio, ragazzi. Scusate. Ciao. Ciao, siamo in diretta. Ciao. Sì. No, stiamo solo cercando di metterci in modo da non darci fastidio a vicenda. Vai, prego. Cri, tocca a te. Allora, sì, vi vedete un po' nei vostri personaggi? Sì e no, ovviamente, perché cioè, nel senso, Lorenzo si avvicina a Cristian e Cristian si avvicina a Lorenzo. Penso che è una cosa che un po' tutti abbiamo fatto, no? E quanto fai Hollywood con questa, questa frase? Sì, vabbè, diciamo, preparato il discorso per gli Oscar. Si è trovata un po' una strada di mezzo. E dietro il telefono c'è Giancarlo che sposta i cartelloni. Più che altro mamma, no, ma senti, sei scena. Papà! Quanto sei scemo? No, allora, praticamente... papà, lo alzi un po' di più che non lo vedo. Vai, finisci. No, vabbè, Lorenzo... Alla fine, in realtà no, io mi ci credo un sacco in Lorenzo. Solamente forse il coraggio che ha Lorenzo, cioè io non penso che... Però quella è una cosa che secondo me la trovi quando veramente trovi l'amore, quello vero, che trovi quel coraggio di andare avanti. Siccome io quell'amore ancora non l'ho trovato, non so in quella situazione come mi sarei comportato, ecco. Bello. Ho detto tutto e non ho detto niente, così non ho spoilerato. And the Oscar goes to... Ma sono sicuro. Vai, Elvi! Vai Elvi. Sì, diciamo che in realtà io e il mio personaggio siamo identiche come carattere. L'unica cosa forse che cambia è che io ho un rapporto molto più bello con la mia famiglia, però... È vero, beh, grande Marco Gamarrone. Nella realtà io sono molto molto legata alla mia famiglia, però devo dire che io e il mio personaggio siamo praticamente uguali. Vabbè, secondo me, perché Sara non ha un bellissimo rapporto con... Cioè, pure Sara ha un bel rapporto con la famiglia, eh. Ah, in che senso? Semplicemente c'è una problematica di mezzo che ovviamente complica un po' le cose, ma mi sembra che... Sì. Vabbè, dissing di Cristian sul personaggio! Sì, perché secondo me cioè, Cristian conosce me e Sara meglio di me e Sara. No, dico semplicemente che secondo me Sara non ha un cattivo rapporto con la famiglia, anzi... No, vabbè, cioè, è per dire, era so, proprio voi, per fare voi, un appunto. Voi che dite? Era proprio per fare un appunto, nel senso che secondo me siamo uguali in tantissime cose. Secondo me la vera differenza può essere che tu, Elvira, affronti magari le situazioni un po' più complicate
non voglio fare spoiler, diversamente da Sara. E quindi cambia anche di conseguenza magari un po' l'approccio che hai con gli altri. Ma in realtà io proprio questa è la somiglianza che vedo di più, okay. Se devo essere sincera. Quindi è che non si può ragionare proprio perché sennò spoiler. No, vabbè, infatti io sto cercando di mantenermi molto... Cioè, sto cercando di ridurre... Va bene, ragazzi, facciamo una domanda. Lilla dice, per esempio, io ho visto il film e Sara sembra abbia un bel rapporto con i suoi genitori, vedi? Christian fin quando non vince comunque non si arrende, quindi diciamo che ha ragione. Vabbè, cioè, è un uomo di sport, dai. Donatella, Elvira così, ecco. Proprio, così. Fabio, smettila di sballare. Vincenzo, che deficiente, mannaggia. Infatti, Vincenzo ha fatto delle storie fighissime. Mannaggia, io non sono come Acida Erbolina. E mi ha fatto delle storie fighissime, fra l'altro. C'è una scena dove sembro Diabolik quando la muta tutta nera. E sì, è vero. Detto che sembro Diabolik. Allora, raga, qua Flavia Schifani dice ha ragione Elvira, quindi direi un pareggio, 1-1. Ok. Noi bene, prossima domanda. Prossima domanda. Prossima domanda. Next question. Adriana Pinares, che usa Sofi da un po', e io ti dico ciao Adri. Che è, fa una cosa. Prendendo a caso. Magari non questo. Non è così tenero anche nella realtà. Sì, questo confermo io. Christian è veramente un cucciolone. È un cucciolone. Dai, smettetela! Allora, non è un aspetto negativo. Cioè, non è per... Raga, Christian è buono quando vuole lui, è dolce quando vuole lui, però lo è molto. Cioè, nel senso, da che è apatico a che tipo diventa il più... cucciolo tipo sulla faccia della terra, così. È vero, questo sì. Sì, è per questo ho detto ni. Non è ni. Né sì né no. Esatto, è un ni. Io a che sono Christian e a che sono Lorenzo. Però questa cosa solo dopo essere stato Lorenzo, dillo. Prima essere Lorenzo o meno. Forse può essere. Lorenzo ragazzi, ragazzi, facciamo un gioco. Ognuno di noi fa una faccia del proprio personaggio. Inizia Christian. Vai. Cioè, ora sei Lorenzo. No, facciamo una cosa. Aspetta, ho un'idea. Facciamo una cosa che facciamo sempre nel film, perché io ho troppo un'idea con Christian, quindi la voglio fare, vai. E che devo fare? No, vabbè, tu fai una cosa che vuoi tu, io. No, invece è più carino se tipo ci imitiamo. Se tipo, volete, parto io. Oddio! Io tipo potrei imitare Sofia. Tipo quando fa... Ma cosa sto facendo? Non l'ho visto. Sono pronta. Allora, quando tipo fa... Non ci sono i dolci. Angelica, a me fa troppo ridere quando aspetta, fa così. Datemi degli occhiali. Lo faccio io. Fabio in discoteca? No, a me hanno mandato la foto di quando sono messo sul divano. Ragazzi, io faccio Elvira. Eccola. È lei. Ora l'avete conosciuta? Vedi? Servivano degli occhiali. Gli occhiali, ragazzi. Gli occhiali. Io sono più brava. Io faccio adesso Elvira. Per tutto il film. Raga, aspetta che vi faccio vedere Gesù, ma quanto odiate il naso di Elvira? Grazie. No, amore, bambi, non toccatemi i bambi. Ragazzi, non toccatemi il naso di Elvira. Che abbia mai visto. Veramente che... Dai, rispondiamo a qualche domanda, su, vai. Che se no non è dai. Giusto. Facciamo, ragazzi, dai, forza. Dice, non intendo nada. Non intendo nada e dobbiamo avere sottotitoli pure qua, chiamiamo i nostri doppiatori e ci facciamo doppiare anche la diretta. Aspetta, questa domanda Elvira, dammi il tuo naso. Voglio anche il naso di Elvira. Guarda no, che naso, ragazzi, tipo, la gente va a rifarsi il naso e gli fate la foto di Elvira, questo voglio, lo voglio così, ragazzi, regalatemi quel naso. Elvi, dillo cosa che ti sei rifatto il naso così.
sì. No, raga, vero, serio, è mio da sempre, cioè nel senso di una... Io mi ricordo Elvi che era così ogni tempo. Elvi, ma che fai? Ho bisogno di mantenerlo intatto. No, raga, perché allora io ho un problema in testa, cioè praticamente ogni tanto mi partono delle cose o delle turbe, tipo odio quando le persone mi spingono il naso verso il basso. Vabbè, sembra una cavolata, però scusa, ma perché le persone arrivano ti abbassano? Sì, no, lo fanno tutti. Piacere. No. sai perché no, credo. Però sai perché mi fanno tipo tutto il tempo così. Non me lo fanno neanche mai. Capito? E quindi io di contro ora faccio tipo così. Raga, quanto mi mancate, non avete idea. E poi io sono la stronza, vero? Sofia, ma tu le docce le fai così? Cioè entri in doccia e si apre la traviata praticamente. Io voglio venire a casa tua mentre sto fuori dal bagno. Io ci sono stata e l'ha fatto pure alle 2 di notte e avevamo i messaggi di papà: voglio dormire. No, ti ricordi, Angie? La family di Sofia Migliara, ragazzi, la più grande family. Mia mamma si sta parlando, che non volevo interrompere. Praticamente ha scritto Fabio per non suonare le pentole. Ragazzi, dobbiamo cambiare domanda. Vai, cambiamo. Cambiamo domanda, scusate. Ragazzi, la stiamo cercando, non è che non la vogliamo cambiare, la stiamo cercando. Ok, e allora intratteniamo, ragazzi. Sofia, cantami, fammi una Carmen. No. Allora, io vorrei l'interpretazione di Fabio... Vai, di cosa? Oddio. Quando fa... non posso dirlo. Non posso dirlo. Quando fa? Vabbè, c'è una... cosa? Ah! Sei proprio nel tuo mondo. Sì, c'è una parte, ragazzi, del film, per chi non l'avesse visto, in cui c'è un po' di sballo, diciamo. ci divertiamo un po'. Mi diverto ma un così, po'. Ma così, spoiliti. Ah, no, Elvi. Raga, vi giuro che le domande sono... Cioè, ragazzi... Allora, io direi... Nello specifico. Ok, però... Stanno facendo domande troppo personali. Ok, ragazzi, ce l'ho. Vai. Allora, Milano, spoiler... Alessandro 01, hai vinto la domanda, via. Un attore italiano con cui vorresti recitare un giorno. Posso dirlo? Ah, bella ragazzi, questa. Io ragazzi, lo dico prima io con Roberto Benigni, poi voi. Principessa! Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa! È difficile questa, perché ci sono questo troppo... Questo è davvero... No, italiano? Ragazzi, io, se dovessi sceglierne uno... Ma senza dubbio, guarda, allora, io nemmeno due volte, capito? Allora, ce ne sono tanti, ma quello che mi viene in mente in questo momento perché sono fissata è più Francesco Favino. Okay. Lui è anche un grande. O anche Gasman, vabbè, figo. Con Gasman, quindi vabbè, datene uno ciascuno, ragazzi. Diamo va bene, io l'ho detto, io e Elvi l'abbiamo detto. Elvira Benigni, e tu Favino, e Sofia... Io non posso scegliere, no, veramente. Non posso scegliere. Vabbè, uno ovviamente... Dico un po' di nomi. Che la Ramazzotti, oddio, non lo so, raga. Scamarcio, ti amo se mi stai guardando. Scamarcio, se mi stai guardando. Sono qui per te. Poi Gasman, anche Favino. Sì, c'è un sacco. Fabio, con che cozzalone! Raga, guardate, non prendete in giro perché Checco Zalone è un genio. Ragazzi, è un uomo. È un genio. Ma io già mi sto immaginando Fabio. Fabio? Ragazzi, Fabio. Checco Zalone, secondo me, riempirebbe la nostra anima. A parte che non ha molte lauree, se non molte, una da sicura. No, è laureato in giurisprudenza. Sì, ed è geniale. È il fatto che noi non riusciamo a rispondere alla domanda e cominciamo a viaggiare. Esatto. Possiamo Cristiano, fare cose Cristiano. Precise? E infatti, Cristiano. Allora, ragazzi, lei ha detto Elvira, ha detto ragazzi, Benigni.
Qual è stata la prima impressione che avete avuto degli altri? Grazie, Angelica. Sei carinissima. Ah, bella anche questa. Vai. Stavo cercando di rispondere in tanto. Vabbè, allora, finiamo. Ormai manchiamo io e tu, Cristian. Cristian, con chi? Me la sono già scordata. Allora, io tanto si può sognare, e quindi io faccio un salto nel passato e vi dico Gigi Proietti. Però... Ah, grande. Ah. Che sempre sia grande. Però con Andrea che... E sorride così, sai, Mandrake. Ragazzi, ma Nino Manfredi pure, no? Nino Manfredi. Io lo so perché io lo so. Raga, un attimo di secondo me sveda. Ragazzi, tu vuoi recitare con Cristian, vero? Con Cristian Romero. No. E ci sono riuscito, ragazzi. Io la distrofia muscolare, vi ringrazio perché avete lasciato un bellissimo messaggio. Grazie per la vostra sensibilità, siete speciali. Grazie. Davvero, perché scrivendo questa cosa rendi il tutto ancora più importante. Anzi, e io spero davvero che, insomma, non lo so, mi sto... No, aspetta, penso che il tuo messaggio sia il messaggio più bello, ragazzi, che abbiamo ricevuto finora. Sì, assolutamente. Questo è un doveva essere letto, ragazzi. Mi secondo dispiace se vi ho interrotto. No, Angelica, hai fatto benissimo. In questo momento ci sentiamo tutti più realizzati. Robs, che immagini sia Roberta. Poi ci scrivi a me, Elvira, se non l'hai già fatto, così poi ci sentiamo. Anche a noi. Sì. Scrivici in privato, veramente. Sì, così ci perché sentiamo. Comunque questo film ha un messaggio che... Ci piacerebbe sapere il tuo parere più approfonditamente del film. Magari qualche volta possiamo inserirlo nella diretta. Sì, possiamo, potresti entrare in sulla stessa onda 2. Comunque stanno che non so, domande carine. L'ho detto per scherzare. Raga, se non avete già una parte da recitare nel... Vabbè. Quale personaggio vorreste essere? Nel film? Ma aspetta, tra di noi... Cioè la bambina, quella che fa questo! Caterina! Ragazzi, meravigliosa! Sì, è vero! No, a parte gli scherzi, mi piacerebbe... Cioè, che non mi piacerebbe fare? Cioè, a parte, vabbè, sì, grazie, i protagonisti. Proprio in generale, tipo, a me tipo... Pilli. Grande Pilli! Che fa Mario, diciamolo. Mario, raga, istruttore di vela. Io vi dico la verità. Amore, ma perché tu sei a pennello? Cioè, che poi la cosa è che cadiamo tutti esattamente a pennello. Cioè, non... È stato bravo Mino. Bravo Mino. Bravo Mino e brava Chiara. Insomma, bravo Nesta. Sapete che succede quando leggi Mino? Che a me viene sempre da fare Mino. L'altro giorno eravamo usciti che fa Mino. E quindi ormai a volte sento Mino, comincia a fa Mino. Quindi chiamiamolo Massimiliano, se no... la parte a Cristian. Bravo Cristian. Comunque, è vero, Johnny, a me la zia di Lorenzo l'adoro, anch'io. La zia di Lorenzo è tipo Lei è un personaggio fortissimo. Ciao Gianluca! Sì, scusami. È vero. Che domani ha sonno. Fabio, mi saluti o no? Che domani nel lavoro ho sonno. Sì, Gianluca mio, ciao bello. Comunque, secondo me adesso potremmo rispondere a quella domanda. Che è un infermiere, fra l'altro, e quindi, ragazzi, coraggio a tutti gli infermieri e tutti coloro che per ora, insomma, lavorano un botto. Scusate, piccola Giancarlo parentesi. Giancarlo dice chi è Mino? È Massimiliano Camaiti, che è il nostro regista, ed è una persona meravigliosa, è un regista eccezionale, quindi un bacione. E io ho chiamato Camaiti per tutta la durata del film. Mi ha detto che sbagliavo e invece poi mi hanno detto Camaiti. Ah, grazie. Fabio, se ti può consolare, anche io ho fatto lo stesso errore. Esatto. Pure io. L'ho scoperto tipo ieri. Aspetta, ma perché Massimo non ci diceva nulla. Anche da te lui Camaiti. E poi una volta mi fa, in realtà è Camaiti. Io... No, la cosa bella è che noi eravamo in conferenza, questa fa ridere, eravamo in conferenza stampa, no? E c'era quello che, diciamo, un po' dirigeva la conferenza, ogni volta lo chiamava Massimiliano Camaiti e io... Minzica, ora attenzione, domanda seria. Angelica non gliela può fare, interrompe. Angelica, la moderatrice è come Floris. Lei mentre è la domanda, c'è la pubblicità tra poco, che la chiama. Attenzione che... Vai, Ange. Come si chiama il drago? Il drago? Lilith. Ragazzi, grazie. Appena vedi guardare, niente, spingendo come una foto...
Eli, tu che l'hai appena finito di guardare, dici cosa ne pensi, parere. Ah, così. Infatti, a bruciapelo. C'è un sacco di gente che ci sta dicendo che l'ha appena finito di guardare, cioè. È bellissimo. Allora, Alessia questa cosa. Dice, com'è stato registrare il film, bellissimo film, complimenti, ma lo sarò vista mille volte, mi salutate, mi chiamo Alessia. Ciao Alessia! Ciao Alessia! Ciao Francesca! Ciao a tutti ragazzi, Vittorino, Rebecca, Alessia. È immensa. Bello, bello. E poi l'ambiente di lavoro era super sereno, molto... Ma una serie con lo stesso cast? Ma non, purtroppo non lo decidiamo noi. No, ragazzi, scrivete a Netflix. Scrivete a Netflix. Scrivete a Netflix. Faremo un film al mese. Caro Netflix. Scrivete a Netflix. Che... Allora, io dico questo. No, commentate tutti tipo sotto i post di Netflix, sotto i post del nostro film. E dite, fate una serie, fate un serie di là. Esatto, ma esatto. Magari, ragazzi, sarebbe bellissimo. Sì, Nanni San Filippo, fate controfigura a Lorenzo. Speriamo. Comunque ci sono un sacco di pagine, Elvira e Christian, Lorenzo e Sara. Ma siete moltiplicati. Ma perché non le vedo? Non le vedo. E neanche. Tu le vedi? È bello vedere la Sicilia in film adolescenziali e... Oddio, l'ho persa. È verissimo, è vero. Sono anch'io contento di fare questo film perché è in Sicilia, ma diciamo tratta temi diversi dal solito. Sì, Cristianito è conosciuto al Summer School della Lei nel 2018, sei sempre più bravo, ti auguro tantissima fortuna, grazie mille. Elvira va ancora a scuola? No, è ancora al terzo anno di asilo. Dai, non rispondere un attimo, cioè capisco. Allora no, in realtà non vado più a scuola, sono al primo anno di università. Un attimo, ciao Gabriele Salvo! Così, random, io saluto un po' di amici, così. Quando li vedo li saluto. No, vado al primo anno di università, studio giurisprudenza. Allora, qui c'è una ragazza, Noemi, che dice... Andrea Oderi! Che non le affronti. Cosa? Qua una ragazza ha detto come affrontare le critiche, non le affronti. Non le affronti. Le critiche si leggono, se sono costruttive... Esatto. Esatto. Diciamo, posso dire una cosa? Aspettate, che secondo me è una cosa importantissima. Allora, le critiche si ascoltano nel momento in cui sono costruttive. Sono costruttive. Però nel momento in cui diventano offese Cattive. E odio gratuito, quelle non sono più critiche costruttive. Cioè, quelle sono proprio odio puro. Quindi, dovete capire che quello che dite, cioè non voi proprio, però le cattiverie fanno male. E non è giusto, appunto, come diceva Elvira, diffondere odio gratuito, perché siamo tutti umani e non è proprio carino e fa stare male, quindi siete gentili. Sì, però Sofia, aggiustate un po' il trucco che secondo me, insomma, vai, forza, ecco, grazie per favore. Chi era più spontaneo sul set? Tutti ragazzi, eravamo tutti cani sciolti sul set. Guardando questo film mi ha ricordato un film importante che richiama una problematica simile, se non peggio, un passo a un metro da te forse. Infatti, un metro da te. Che non esse fatto. Sì, prima però guardate sulla stessa onda. Ieri abbiamo rivisto il film tutte insieme. Che carine, spero vi sia piaciuto di nuovo. Anche cosa vorreste diventare da grandi? Superman. Catwoman. Iron Man. Poi c'è una ragazza, Rob, che dice: vi posso dire che avete centrato in pieno il decorso della malattia. Io fortunatamente ho una forma lieve, ma continuo a lottare. Grazie al vostro film ancora di più. Grazie. Forza, ragazzi. Un bacio, Rob. Comunque, ragazzi, ne ho letto uno io, che mi è sembrato molto carino. E qua, se ci sono delle scene che abbiamo dovuto ripetere tante volte. Io mi ricordo la discoteca, vero? Abbiamo messo una giornata, regà, non dite che non parlate. Il falò è stato complicato, ma anche la discoteca me la ricordo. La festa, ragazzi, anche io ho fumato 32 cannoni finti. E stavo morendo, ragazzi. Era fatto di rosmarino. Era un pollo, rosmarino. Io ho fumato la mia prima sigaretta, che forse era finta. Era finta. Oh, però vale, ragazzi, vale. La scena del falò è un controsenso. Perché spiegaci meglio?
Perché c'era il mare e il fuoco, quindi... Minchia, Sofia, come si può uscire? Come si può... Sofia, quando fai queste... Voglio un sequel in cui Fabio si riprende dalla botta in discoteca e vince la regata. Elvira e Cristian, vi siete conosciuti sul set o già prima? Diamo tanto tutti. Ci siamo conosciuti al Provino. Il primo. Qua, notizia importante, due punti. Ragazzi e ragazzi, mi vado a rivedere il film. Troppo bello! Troppo bello! Grazie, adoriamo tutti un cuore di Alessia. Un cuoricino. Oh. Aspetta, a me manca l'altra mano. Beh, quello aspetta tutti, che... quello come faccio? Sono stupendo. Io. Raga, un attimo, va bene? Vai. Aspettate un attimo, perché leggo questo commento che è molto carino. Avete trasmesso un messaggio... Mi è scivolato il commento. Avete trasmesso un messaggio stupendo. Ci avete fatto capire che con l'amore si può affrontare tutto. Non si è mai da soli, perché si trova sempre qualcuno che ti ama così come sei. Carina. E poi mi saluta Leviamo, ciao Bea. Francesco dice è un controsenso perché Sara salta sul falò ma non sente dolore alla gamba. Se posso replicare, veramente da quel salto che Sara comincia a lamentarsi quindi della gamba. Quindi potevi non saltare, Sara, obiettivamente. Se forse se non saltava sarebbe andata diversamente, no. Però invece c'è una ragazza che la fa da un po' questa domanda, mi pare. Come avete fatto quando siete stati scelti? Io pianto come un bambino. Questa domanda facciamo così. Frizziamo e ognuno di noi risponde come quando ha scoperto che poteva essere, diciamo, doveva essere far parte del film. Inizia Fabio, che secondo me è una delle più carine. Vai Fabio. Ok, ragazzi, vabbè, io ero, come ho scritto, ho pubblicato un post oggi in cui spiegavo un po' che io ho fatto il provino a luglio e poi sono stato chiamato un po' dopo e io in realtà facevo un altro lavoro completamente e vivevo a Parigi. Dillo, prima di essere chiamato per il film. Dillo, che lavoro facevi? Vabbè, lavoravo a Disneyland Paris, basta, ok? Meraviglioso. Ok, meraviglioso. Lavoravo a Disneyland Paris e niente, e la sera ho finito di lavorare, sono andato a dormire perché il giorno dopo lavoravo e niente, la mattina dopo alle 10:30 ho ricevuto questa chiamata in cui mi hanno detto la parte è tua, stasera devi essere a Palermo. E io... non sarebbe che devo fare? Non la sei, ma io lavoro qui. Fai tu, vieni. Ho preso la valigia, ragazzi. Ho spaccato la valigia perché ho messo tutto dentro, così tutto insieme. Ho lasciato casa, mi sono licenziato e la sera ero a Palermo. E mi hanno tagliato i capelli. Sono ricresciuti, poi li ho ritagliati io e poi è iniziata questa avventura e ho conosciuto Cristian ed Elvira che provavano, è vero. Io mi ricordo che una volta ci siamo visti, ma io non mi ricordo se tu stavi facendo un'audizione o già l'avevi fatta. No, io ero già arrivato, io e te. Ah, vero, perché poi sei arrivata pure tu quel giorno. Capito, perché io... e c'era anche Angelica che provava i costumi. Sarà proprio io, fate ciao, vero, ciao, vero. E lei così, Angelica così. Sì, Angelica era cattivissima. Angelica è stata cattivissima quando ci siamo presentate. Eravamo... Aspetta, devo raccontare questo aneddoto prima che andiamo avanti. Allora, Angelica arriva con un treno a Palermo. Aspettate, mi ero... Ok, dai. Ok. Praticamente Angelica arriva a Palermo. Io e Cristian quel giorno avevamo appena finito le prove, tipo eravamo stremati. E, usciamo fuori e lei tipo arriva così. E tipo abbraccia Cristian, tipo, ma la scena è stata stupenda perché lei tipo, io ero qua, tipo Cristian era qua, Angelica era qua, lei tipo mi è passata dritta ed è andata da Cristian, no, capito? Cioè non mi ha cagato, cioè non è che tipo mi ha detto ciao, no, Vida, io non vedevo Grida una vita. Take this bitch. Invece io sono arrivata e lei stava truccando la prova trucco, io arrivo perché dovevo fare la prova con Elvira. Sofì, fa, lei è Marta. Senza occhiali, non vedo nulla. Amo nulla. No, Angelica, invece sei così, perché sei cattiva. Sei una mean girl, sì, hai capito? Come sì, quelle di Gossip Girl, sei così. Ok. Pure come mi ricordo.
ciao, ciao, io tipo non ne stavo capendo nulla. Ho appena finito il film, ha un bellissimo significato, arriva dritto al cuore, complimenti, siete riusciti a trattare un tema così delicato in una maniera così sublime, un capolavoro, grazie. Comunque io volevo dirvi quando ho saputo che mi hanno preso. Vai. Vai. Raga, io ero a ballare. Vai. Eri a ballare? Ma di giorno? No. Ah, di sera, te l'hanno detto no, di sera. L'hanno chiamata alle 3 di notte? No, è vero. Era mezzanotte e mezza, anche la mia gente mi chiama. Angelica, io... No, non ti sento, c'è musica! Manda un messaggio! Ok! Vedi che sei stata presa per un film, io... Ah? Ah? Ok. Ero nel posto giusto al momento. Immagino che io ero a scuola, invece, io mi ricordo era scuola, era mattina, ero a scuola, mi scrive regista, ti posso chiamare? E io... No. E poi la cosa bella è tipo c'era la lezione di matematica, io faccio sì, c'è ricreazione. Sono uscito in corridoio, mi chiama e tu mi fa, guarda, purtroppo Netflix ti ha scelto. E tipo comincio a correre, la bidella, non si corre nei corridoi, io sei, vabbè, ciao. La nota più bella della tua vita. In classe, urlo, bacio tutti, saluto tutti. No, a Palermo, bacio! No, da me è stato troppo divertente perché invece ero, cioè, stavo andando a scuola, ero in macchina con mia madre e, ciao, Ciccio. e mi arriva questa chiamata da un numero francese, io dico, boh, vabbè. Se mi chiamano alle 7:30 di mattina, evidentemente qualcosa di importante. Nel senso numero francese, fra l'altro. Un numero francese. Di Mino. Quindi vabbè, boh, io tipo rispondo, faccio pronto. E fa, sì, ciao Elvira, senti, sono Massimiliano. Io tipo, il cuore tipo in gola. Mia mamma mi dice, che succede? Io, e mi fa, guarda, purtroppo io stamattina ti ho chiamato perché ti devo dare una notizia. Ho detto, madonna, non mi hanno scelta mai. Io già immagino mai. Così, e mi fa, sì, ti abbiamo scelta. E io tipo, cioè, raga, sono rimasta così col telefono. E faccio così. Guardo mia madre, Elvira, tutto bene? Io... Sì, sì, e faccio, ah, va bene, grazie. Cioè, così, con questa voce. E Massimiliano mi fa, vabbè, ma non sei contenta? Io, no, sì, è che ancora non ho... Cioè, metabolizzato. Non ho realizzato. Sì, non ho capito. Sì, no, beh. Chiudo il telefono, guardo mia madre, inizio, tipo, parlare, faccio, tipo così. Cioè, capito che non è proprio una cosa da me. Quindi mia madre, tipo, ha piantato freni, cioè, proprio frenato di botto, e mi fa dire, che è successo, Dio? E io, tipo, no, è che no, mi hanno scelta. Io, tipo... Invece io non ho vissuto questa emozione perché l'hanno detto prima mio padre. Signore, sua figlia purtroppo è stata presa nel film. Aspettate, sono arrivata a casa. Immagino Sofia, da papà, secondo me non l'hai capito bene. I capelli così, messi così, arriva con i sacchetti. Mio padre mi apre la porta e non mi guarda in faccia. Io ho detto, ma chi ha questo? Allora entro in cucina e continua a guardarmi. Ho detto, ma che ho fatto? Si gira verso mia mamma e dice, comunque mi ha chiamato io. Così mi ha chiamato. L'hanno preso. Tuo padre. Scoppio, cado a terra e inizio a piangere. Gioia mia. C'è un mio amico che mi fa Elvi, ci possiamo conoscere. No. Aspetta. Come siete entrati a far parte del cast. Nell'istante dopo. L'istante dopo in cui me l'ha detto, mi ha chiamato l'aiuto regia. Ciao, sono per la produzione. Nicolaccio. Netflix. Che allora, Silvestro Sara dice, ma non l'avete detto prima, non l'hanno detto prima questi... Allora, con calma. Dice, io non ero... Aspetta un attimo. Non l'hanno detto prima. Dai, io ti amo più della mia vita. Ciao. Scusate, vai. Allora, Sara dice... Ma non l'hanno detto prima i vostri genitori? Eravate minorenni? No, vabbè, quando sei minorenni puoi parlare comunque al telefono. Cioè... per essere, guarda, ci puoi parlare, però... No, no, veramente, a parte gli scherzi, cioè, nel senso... La nonna va a dormire, ciao nonna! Ciao nonna! Buonanotte! No, a parte gli scherzi... Aspettate, raga, però una cosa... Minorenne... No, Sofia, raga, Sofia è minorenne, cioè, Sofì, tu a mezzanotte devi staccare qui, no, eh? Dai. Ah, no, è vero! No, dai, ma... È tipo il grande fratello! Siamo antipatici. No, è una domanda interessante, perché magari non si... Sì. Comunque, a parte gli scherzi, cioè, quando sei minorenne, ovviamente, tipo,
tipo per quanto riguarda sia me che Elvira, ma pure Sofia, eravamo ancora minorenni, tipo durante il set ci accompagnavano i genitori perché appunto siamo minorenni, eravamo minorenni, però c'è cioè, questi Giancarlo. Annunci, ovviamente che sia la gente, che sia il regista, te li possono non li dare personalmente, non serve... Assolutamente, anche perché diciamo che questo lavoro, recitare, è una cosa che funziona in modo diretto, cioè per funzionare in modo vero modo, bisogna che ci sia un rapporto diretto. In vero modo? Ma che cosa è? In vero modo? In vero modo? Comunque qui ci chiedono pure in che modo siamo riusciti tipo, a arrivare. Cioè, abbiamo detto come l'abbiamo scoperto, ma tipo quanti provini? Tipo... Allora, io ho fatto un sogno. Elvira abbiamo fatto 5 provini. Di cop, cioè allora in realtà no, il primo tipo da soli, giusto? No, ce ne sono stati un po' da soli e poi tipo due da soli e poi tipo 3 di coppia, però non eravamo sempre io e lui la coppia, eravamo tipo 1000. Sì, sì. Sì. Io voi invece come ruoli, diciamo, con quanti provini avete fatto? Io ho fatto il casting tramite un sogno, perché sono andata a dormire piangendo, seduta spiritica, ho detto nella mia vita non realizzerò mai nulla, allora sono andata a dormire piangendo. Io ho sognato, io ho dei cugini americani, aspetta Sofì, il film si chiama Sulla stessa onda. Comunque, ricapitolando, ho sognato questi due miei cugini gemelli americani e sognavo che fossero, si può dire? Chi può dirlo? Grazie Giulia. Comunque, ecco. Chi può dirlo? Ma raga, io vorrei non ridere, però Fabio ride e io automaticamente rido, cioè non posso fare nulla. Live la migliara. E quindi praticamente io mi sveglio piangendo, devo cercare un casting. Vedo, era estate, tipo non mi lavo da 8 giorni. Ho detto, mi devo lavare. Che cosa? Mi sono lavata, sono andata a fare. Ho detto, fai di me tante foto. Cioè, seria, perché devo essere professionale. Così? Mando queste foto all'email della casting. Dai, rifallo seria. Oh sì, grande. Vai. Di più? Guardami di più. Vai, vai. Guarda la mia faccia triste. E viene la mia invidia, perché tutti vorremmo il tuo naso. Quindi prendila per buona. Comunque, mando 800 miliardi di mail per questo casting. E alla fine per asfissia mi prendono. E niente. Mi prendono per fare i casting, ovviamente. Ho fatto 2 casting. Uno da sola e una con Elvira. Bene, comunque sono un po' esaurita. Ma guarda, noi... Cioè, non è che l'avevamo notato, No. Tranquilla, Sofia è cioè, esaurita. Sofia ci mancava poco con un fucile puntato, andava dalla regista, tipo, fammi fare sì perché io ho fatto il sogno e se non me lo fai fare la mia vita andrà una merda. Non dire con le parolacce. Cacca. Non è minorenne, ta-ta. Io non posso dire, ta-ta. Cristian può. Pene! Fabio! Pene! No. È il film 500 giorni d'estate, ragazzi, che dicono. Angelica, sei la migliore amica di Elvira, vero? Ma voglio dire, sono punti di vista, guarda. Aspetta. Se siamo aspetta. Dell'idea che l'odio si trasforma in amore... Ma in che senso nel film? Perché vuol dire che non è stato capito il mio ruolo. Sofia Migliara, la mia incompresa. No, raga, però serio, cioè parlavate del film o parlavate della vita? Infatti. Nel film c'è qualche problema. Perché io prima parlavo del film, quindi non so di cosa parlavate voi. Ovviamente io e Elvi, come anche con Sofì, ci vogliamo un bene dell'anima. Ma dormiamo insieme. E dormiamo insieme tutte abbracciate. Sì, nella mia stanza. Chiaro, perché nelle nostre non c'era come. Certo. Ma voi nella vita reale fate vela. Allora, io e Elvira, tipo, abbiamo fatto un mese prima di girare, abbiamo fatto tipo un mese di vela. Cioè, la mattina andavamo, facciamo vela,
facciamo lezioni proprio di vela, e il pomeriggio invece tipo proviamo le scene più importanti del film. Bene. Io ho fatto solo una volta vela. Era molto seria. E ho detto, per favore mi fate fare un bagno. E quindi ho fatto il bagno. Oh, ma you're so cute, Fabio. Stape! Per favore, scusate, ragazzi. Basta. Allora, venite in Sardegna, se fate vela, no, se io vengo in Sardegna, dove darmi del cibo sardo. Niente, Sofia ha fame stasera. Spera, raga, qua mi dicono che sono molto diversa, ma in cosa sono diversa? Secondo te, cioè, i capelli, perché comunque... Ma pure io, lei saranno i capelli, ragazzi. Cioè, raga, nel senso, sono uguale, no? Solo che ora ho i capelli lisci e lì li ho ricci, perché io sono riccia naturalmente. Quindi. Dopo la pandemia farete degli incontri con i fan, sarebbe bellissimo. Sì, ma sì. Magari sarebbe tipo troppo bello. Sappiamo che il mitico Nanni vi ha insegnato ad andare in barca, vero? Io non vedo l'ora di vedervi a tutti. Grazie Nanni. Ragazzi, quando per la prima volta mi ha detto devi cazzare, io... Ma sei veramente... Grazie per avermi calcolato. Cazzo! Amore nei vostri confronti e voi mi ignorate. No, amo, dai, cosa stai dicendo? No. Ragazzi, raro momento di amore, ragazzi, da parte di Angela. Ma la prima dosi che ti ha dato Lorenzo te li sei magnati? No. Scusate. Ragazzi, io mangio sempre, probabilmente sì, io non ricordo, ma probabilmente comunque sì. Io ho trovato una foto che mi ha fatto Elvira durante le riprese, dove io stavo ritornando in hotel ed ero... con una montagna di schifezze. Vero, avevamo comprato tipo 20 pacchi di patatine. Ma Christian conosce Giulia di Amici. Il problema li abbiamo comprati il giorno prima della... Venite a Roma. Allora, Christian conosce Giulia di Amici. Chi mi ha fatto questa domanda? Chi è Giulia da me? Aspetta. Non è un cognome. Martina Galli. Sì, conosco Giulia perché studiamo danza insieme. Vediamo? Niente. Comunque. Sì, siamo un sacco amici con Giulietta. Carinissima. Io lo seguo un po'. È bravissima. È una cucciola. Noemi sta urlando. No, che svegli, che sono le 11:40 e tardi. C'è il copripoco. Cri, guarda, dire in modo pazzesco. Cri, facci vedere un tuo sguardo pazzesco. Dai, guardatevi. Così. Regà, guarda, vi faccio la cosa che facciamo di più nel film. No, regà, non pensate male, Galeotto fu lo scoglio di... Ok, non è questa, regà, è questa, guarda. Ho avuto paura per un istante. Era questo, regà, era solo la testata. La testata. Era solo questo. Io lo faccio con le mie signorine, comunque. Ora, aspetta, scusate. Io non ho bisogno di nessuno. Una sta già a dormire, ragazzi. Io non ho bisogno di nessuno, sto bene da sola. Tu c'hai il drago lì, maledetto. Tu hai il drago. Cosa sta facendo, ragazzi? Cristian, ma ce lo fai vedere? Dei baci. Pure a me ne dava tantissimi, dovete sapere, nel backstage. Sì, beh. I gelati nostri di Christian, che gelati ti ho fatto mangiare? Come li chiamava? No, non facciamo pubblicità. Ragazzi, però i palermitani. Rispondiamo ai nostri segni zodiacali, perché ci credo un botto. Vai. Vabbè, io sono Toro. Ok, Toro. Io sono Topo. Ragazzi, vabbè, non lo dico. Dai. Io sono. Indovinate il mio segno. Io voglio che lo indovinano. Io so anche quello cinese. Angie, tu? È Scorpione, Angie, per forza. No, Bilancia. No. Bilancia? Il mio qual è? Pesci. Ma quale no, pesci? Raga, dai, ma che ragazzi. Tu sei Leone, ragazzi. Sei Leone? Sì, ragazzi. Allora, volevo fare... perché tu mi senti tutto tipo... Tutto per...
perfetto. Volevo fare un applauso a chi ha indovinato il mio segno, perché sia Mary che Sara, che se appunto me, Christian, no. Mary. Ragazzi, sono Capricorno. Però è vero. Oh, aspetta, quali sono 26 dicembre. Di Capricorno. Mi pare. Elencale. Il cosa? Leone mi sembra Fabio. Capricorno. A me pure. Non sono Leone. Non sono Leone. Sei vergine. Non sono Leone. No, non neanche. Sagittario. No. Fabio. Ragazzi, ma strano, di solito tutti gemelli. No. Penso, ragazzi, Toto Scorpione. Oddio, l'ho detto, sono Scorpione. Ma l'ho detto. No. Beh, sai che ci avevo pensato. Ma sono Scorpione. Pure io non pensato. Sono nato nel 95, che nell'oroscopo cinese è l'anno del maiale. Quindi questo è il mio... Anno rupolo. Scusa, Sofì, tu cosa sei, Sofì? Io sono Cancro. Cancro. Una volta mi ha detto, hai proprio la faccia da Cancro. Io, grazie. Grazie mille. Raga, Fabio, io sono Gemelli. Bilancia, ascendente, bilancia. Io sono Toro, ascendente, oddio. Ofiuco. Cos'è Ofiuco? Cos'è Ofiuco? Io sono Capricorno, ascendente, bilancia. Sei nato il 26 dicembre, giusto, Cri? Ma si vede. Io sono nato il 26 dicembre. Sì. E io il 26 Dai. Aprile, siamo nati entrambi il 26. Ah, oh, ragazzi, ho trovato una ragazza che si chiama Angelica di Bilancia. Contattami. Jenny. Io ho scoperto che esistono gruppi in cui ci sono solamente persone che hanno un nome, tipo, esempio, Luca. C'è un gruppo con solo persone che si chiamano Luca. Dalla regia, aspetta, dico l'ascendente Acquario Elvira. Grazie, Fulvio, ti amo. Fulvio è un mio amico, ragazzi, salutiamo tutti Fulvio. Ciao Fulvio. Iniziamo tutti a seguire Fulvio. Raga, tutti in bilancio, contattatemi. Cioè, scusate, però devo dire una cosa importante, che io sono Toro ascendente Acquario e la sorella di Christian è Acquario ascendente Toro. Cioè, ditemi se non siamo compatibili. Cioè, allora, no, vabbè. Qui chiedono dove si trova il posto. Mi fanno schifo oggi, cioè, ti giuro. Raga, non c'è Sara. È la palazzina della seria. Aspetta, perché io sono Cancro. Tu che da una che sei del 26 dicembre. Io il 18 luglio. Chi sei? Ragazzi, ragazzi, oh, Eleonora lo piccolo, anche no, io ho lo stesso problema. Ragazzi, aspetta, un minuto in silenzio, veramente. Diamo un minuto di silenzio, vai. In bagno. Noi siamo in silenzio, non aspettiamo te. A me? No, ma si scollegano le persone. Vi porto in bagno con me. Ma non tu, Fabio. Allora, non stavamo aspettando te, Fabio. Ah, grazie. Ok, grazie. Anch'io devo andare in bagno comunque. Stiamo facendo la pausa. Vediamo quante rughe posso farmi spuntare sul volto. Ragazzi, tutti i colori devono andare in bagno, è il momento. Okay. Correte, noi siamo via. Correte. Io con chi vi lascio? Vi lascio con una mia foto. Okay. Vediamo. Ok, silenzio. Mettere il cronometro un minuto. Io ho il telefono scarico. Niente, vi amo e vi auguro di fare carriera. Vado a rivedere il film. Cucciolo. Va bene, allora io rispondo ai messaggi. Io non so contare, ho poche mani. Allora, io direi ad Aldo Marguglio e a Fulvio Barone che vi voglio bene. Ne approfitto anch'io, vado in bagno. C'è stata una pausa. C'è stata. Ragazzi, una pausa perché bisogna avere rispetto per chi ha una vestita debole. Comunque, c'è una ragazza che ha fatto per tre volte la stessa domanda. Ma non possiamo rispondere adesso, abbiamo promesso di stare in silenzio. Ma tanto io e Fabio comunque non possiamo rispondere. Mi sa che un minuto è passato. Ma aspetta, ma Fabio in questa foto sembra un po' un boss. Ciao Ciccio! Buonanotte. Chi è andato a letto? Un amico mio di... Io so chi è andato in bagno a questo punto. Sofia! Che giorno di Palermo abitate? Io sono di Messina. Ma c'è Giulia, perché la sento ridere. Sì, ma che cosa non vuoi contenere? Ciao Giù! Ciao vita mia! Cucciola! Ragazzi, Giulia che non si fa vedere,
è bravissima, è balla benissimo ed è super bella. Ah, c'è mia cugina. Ciao Elvi, ciao Franci, ti voglio bene. Mamma, mi fai spazio. Ma Fabio, dove è andato? Elvira, bellissima. She knows. Grazie, sei carinissima. Cosa vi ha lasciato il vostro personaggio? Niente, perché ho iniziato senza fidanzato e ho finito senza. Comunque, ok, ragazzi, ci sono, dai, okay, continuiamo. Scusa. No, continuiamo. Allora, tutto a posto? Oggi una bella domanda era cosa vi ha lasciato. Si sono tagliato i capelli. Allora, Fabio, una bella domanda era cosa vi ha lasciato il vostro personaggio. Allora, cosa posso, cosa possiamo dire? Fabio, inizia Fabio. Un grande mal di testa. Aspetta, no? Fabio. Facciamo così, Fabio. Ehi. Allora, ora tu facciamo così. Sei al gioco. Vieni, facciamo così. Voi non lo sapete, ma dovete sapere cosa, che Fabio... Ma Fabio, ma tu sei stato un professore di inglese? Sì. Ragazzi, io ho fatto di tutto. Un attimo, veramente, ragazzi, perché voi tutto. Non sapete che saluto Fabio... Saluto i miei ex alunni. Non sapete che Fabio ha un fratello. Io ho un fratello. Ed è qui con noi, è tra me e Elvira. Ah, vero. È qui a Roma. Posso chiamarlo? Sì. Dai, vieni. Vai. Però, è un po' timido. Sì, esatto, quindi per favore non ridete quando lo guardate, cioè, perché veramente... Si chiama, esatto, si chiama Michele. Michele Orso. Eccolo qua. Io vado. Non mettete, ecco. È mio fratello biondo quello, comunque. Michele Orso. Dopo sta cagata... Ragazzi, no, vi dico questa, io una volta uscivo con una ragazza che si chiamava Bianco di cognome e una volta mi ha scritto così, dal nulla, mi ha detto... Oggi si sposano, Fabio... Orso Bianco! No, una volta mi ha scritto, non sto scherzando, questo è vero, una volta di punto in bianco mi ha scritto e mi ha detto, Fabio, facciamo un figlio insieme e diamogli entrambi i nostri cognomi. Comunque, cioè, no, sarebbe geniale. Senza pretese. Così. Sarebbe geniale. Fabio, perché hai detto si stanno estinguendo gli orsi bianchi? Quindi... Quanti anni hai, Fabio? Quanti anni ho secondo voi? Bimbe di Fabio. Fabio, ma fai ancora il prof? Ogni tanto sì. Ragazzi? Vero? Sì, ragazzi? Sì. Ciao. Ma scusa, ma sei laureato? Ora dico una cosa... Sono laureato. Lo sapevo. Ma non in inglese. Quanti anni ho secondo voi? Così, vediamo se rispondo. 3-14. Ragazzi, c'è le domande. Roxanne Bella, che è una ragazza che viene da 11:30. È troppo carina questa ragazza. E dice Angelica che legge le mie domande love. No, io non ho letto, solo le leggevo. Io le 28 anni, ragazzi! Non Gioele Aiello dice, Sofia, in che scuola facevi? No, io vado ancora a scuola, vado a liceo musicale. Sì, tanto dico. È scuola nostra. Perché non può mettere il Paris. Però c'è solo quello, capito? 35, Timor Ward. Oh, c'è Timor! Chi è Timor? Chi è Timor? Fabio, sei bello. Cioè, ragazzi, c'è Timor. Timor è un ballerino famosissimo, ragazzi. È atomico. È stato un ballerino di Michael Jackson, Timor. Ammazza. Ragazzi, ma... In Italia l'hanno conosciuto come professore di Amici. Io ho avuto la possibilità di conoscerlo. Ciao, Timor. Hi, Timor. Hi Timor, hi. I love you. Anzi, io devo andare a bere perché non ce la faccio più. Fabio, dici a Timor di guardare il nostro film. Timor, watch our movie. Thank you for watching. On Netflix. On Netflix, allora, yeah, of course. Qua è Timor. Mamma mia. Come avete fatto a far combaciare la scuola e riprese le prove? Allora, diciamo che... dire Christian un attimo, ragazzi, perché mi sta parlando Timo, non ci posso credere. Ma io non lo vedo. Christian, I wanna see your dance videos. Meraviglia. Ammazza. Agri, nuove possibilità di carriera. Fabio, vai, Fabio. Caught by a wave. Sulla stessa onda. Stessa onda, on Netflix. Grazie. Forza, Timor. Luki. Ma magari... Perché fate la diretta con Timor. Timor, quando tu vuoi.
We are here. Vabbè. No, Timo, Timo, again, Caught by a Wave is the movie. Mi ha triggerato. On Netflix, Timo. Dissing di Timo. I watch it. Thank you, Timo. Thank you very much. Thank you, Timo. You're amazing. Basta, basta di urlare a Timo. Ciao, Silvia. Ragazzi, ma è un pezzo grosso, Timo. Lo sappiamo, stiamo dichiarando il nostro amore. Ha conosciuto Michael Jackson. Ma poi è bravissimo lui, cioè, è un bravissimo. Ma io pure ho conosciuto Michael Jackson. Caught by Wave Netflix. Thank you, Timor. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Grande, Timor. Grande. I love you. Ragazzi, Timor. Simon! Buonasera, ciao. Ciao. Fagli schifo, fagli schifo. Cristian, ragazzi, si sta commuovendo. Ma no, io l'ho conosciuto, Timor, eh. Cioè, mi segue, ci seguiamo su Instagram, io e Timor, cioè ci conosciamo, però vabbè, cioè, fa comunque piacere che entrino in diretta. Bene, dai, no? Chiamiamo tutti i nostri amichetti, Leo Di Capri, puoi spuntare, dai, vabbè, non ti nascondere. No, dai, no, no, allora. Dai, forza un po', dove stai? Angelina? Dove stai, Leo? Scusa, Fabio, aspetta, Angelina è un po' timida. Jolie, dai. Jolie, tu la chiami Jolie. Manco all'appello la chiamavano Jolie, secondo me. Così, capito, noi parliamo con Timor come niente fosse, ormai un'altra, siamo proprio, Dai, ma che è? Say hello. 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 Sì, infatti. Allora, ragazzi, qua protestano. Dai, c'è gente che in effetti c'è tipo Rebecca Ferro che scrive da... La vedo scrivere da tutte e due le ore. No, da quant'è che siamo in diretta? Da un po' interrogazione, quindi vogliamo... Facciamo? Solo perché vi abbiamo. Ah, ok. Vabbè, anche noi... Anche non ho capito quello che ha detto. Tutti. Grazie. Vi vogliamo benissimo e senza di voi non saremmo allora, qui. Allora, dicono, speaking in Spanish, allora io so solamente tomate un'infusion. Tadaretta, hola. Allora, molti stanno chiedendo, cioè, beh, a tutti, ma a Melvina in particolare, qual è il posto dove ci sdraiamo per terra alla fine del film e a metà? È la Palazzina Cinese, si trova a Palermo. Sì, bellissimo quel posto. Alla Favorita, al Parco della Favorita, dietro lo stadio. È bellissimo, ragazzi, andate a vedere. Bellissimo, veramente. Venite in Sicilia, ragazzi, appena si potrà. Kisses from Brazil. Non falo portoghese. Comunque ho capito che in Brasile spingiamo un sacco. Mazza, eh? In Brasile, regà. Però il sequel lo facciamo in Brasile. Mi sa che ci tocca trasferirci. Esatto. Comunque, niente togliere la Sicilia, ma abitato in Brasile sarebbe tanta roba, eh. Io ci andrei, mi farei portare. Sono la stessa onda versione Brasile. Much love from... Viva la Sicilia! C'è Cristian che gioca col fratello di Orso da 3 ore. Trattalo bene, che gli fai fasto, fratello mio, poverino. Io te l'ho affidato con tanto amore. Ma qualche altra domanda inerente al film, tralasciando tutte le... ma loro vogliono sapere di noi. 18. Greece, hi Greece. Quest'estate vengo in Sicilia. Vieni, perché la città è grande. Venite in Sicilia a Trapani, confermo, c'è io sono di Trapani. Cibo. Venite tanto ovunque cibo. In Sicilia. Tanto c'è amore. Tanto cibo. C'è tanta cannoli, passione. Cassate, poi non allora, in Sicilia c'è cannoli, cassate, arancine. Però ragazzi, arancine. Ma soprattutto c'è Fabio. Varianti, fritta, e c'è anche Cristian. No, quando viene da Roma, Cristian hai fatto anche Cristian hai fatto anche La Vita Promessa. Sì, comunque ho girato La Vita Promessa 3 anni fa, tipo in Bulgaria. Era regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Era il figlio di Luisa Ranieri. E tra i miei fratelli c'era anche Cristiano Caccamo, che saluto. Ma Cristiano, diciamo anche che Cristian ha fatto tantissimi spot. Che io amo. Cristian è conosciuto per i suoi spot. Vuitoni! Cristian è conosciuto per i suoi spot. Cristian è conosciuto per aver dato, diciamolo, un bel calcio. Ah, nelle parti basse a Luca Argentero, sì. Regà, quello merita. Cioè, voglio dire, E Luca non si è mai si parla di Luca Argentero. Ok, quest'estate tutti... Giustamente mia cugina dice... la Sicilia is the best e poi c'è Giovanna, giusto? Scusate. La cugina. Ma senti, le fuochi d'artificio?
Comunque, è bellissima. Ma inquadrali, vai ad inquadrarli, è bello della diretta. Ma come vado a inquadrarli? Bella finestra nella camera tua. C'è la finestra in camera tua? Ragazzi, no. Mi sto impanicando. Sofia ha scoperto che non c'è una finestra in camera tua. Sparatoria sotto casa di attrice di Netflix. Ma secondo voi in via... Comunque, ragazzi, è 2 ore che siamo in diretta. Io non sto male, diciamo. Comunque, raga. No, Fabio un'ora se l'è persa. Io... Fabio se l'è persa bloccato nel traffico come Zlatan Ibrahimovic. Finalmente un film girato in Sicilia che non parla solo di mafia. Ah, Omar Ventura ha fatto una battuta alla Christian. Chi sta facendo i popcorn? Non l'ho capito. I fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio. Comunque, per fare un piccolo riferimento, Elvira, sempre un semaforo. Questa soltanto chi ha visto il film lo può capire, vabbè. Ragazzi, se non l'avete guardato, e manco chi ha visto il film. Vabbè, è questa che non conosce me, il film Masmigliano non la può capire. Comunque, allora, mi sta venendo scattare da ridere, sto qua perché sto ridendo da sola 2 ore, così per la compagnia. Dite di stare in zona rossa, allora ragazzi, sarà fisso. Io sto in zona arancione comunque. Io pure. Raga, una gamba di Christian pesa tipo quanto tutta me. Questa frase... Cristian, meno male che è mezzanotte, perché potremmo fare un format. Ogni tot facciamo una diretta, così teniamo compagnia in questo momento di pandemia. Hai fatto pure la rima, mamma mia. Facciamo mia, compagnia. Ragazzi, sono un'artista. Ciao Elvira, ciao Maria. Ciao Maria. Ciao. Maria. No, ragazzi, ragazzi, ma tipo, qual è il vostro film preferito? Con la stessa onda. Faccio io. Vabbè, no, io effettivamente ne ho 3. Ok, allora facciamo così. Un tema senza però che poi alla fine, mentre rispondiamo, andiamo ad altri discorsi. Sì, allora, non, 3 film non, a testa. Inizia non a film recenti, non film recenti. Diciamo uno. Dai, uno. No, due. Di Angelica. No, tre, il numero perfetto. Vai Angelica, 3 film. La mia offerta è Posso Angelica. Dire quelli in cui ho recitato io? No, devi dire i tuoi 3 film preferiti. E i miei? Va bene. Curriculum, vai. Okay. Cruel così Peter. Che si fa. Cruel Peter. Momenti di trascurabile felicità sulla stessa onda. Grazie, Angelica. Questa perla. Allora, io dico tutti quelli che ho fatto. Sulla stessa onda. Beh, vabbè. Ah, giustamente la gente mi sta chiedendo quando è dato un calcio a Luca Argentero. Beh. Allora, io non è che sono andato a dare un calcio a Luca Argentero così. C'era una scena, così. In un film che ho fatto da piccolo, che si chiama Poli Opposti, in cui era proprio la scena che dovevo dare un calcio, più che un calcio, una ginocchiata nelle parti basse. Ma era una scena del film, Poli Opposti, non era che ha dato un calcio. Cristi Roberto, Lorenzo... Prende a botte Luca Argentero. Ui, bufa, fa l'articolo. Ti immagini? Rissa in discoteca. No. Ma... Tra l'altro, Poli Opposti era pure su Netflix, non è più adesso. Scusa, Leonardo DiCaprio non è intervenuto quel giorno. No, sì, di... perché era impegnato con me, ti ricordi? Eravamo a casa di... No, perché eravamo a casa di Tarantino. Nel frattempo c'era Brad Pitt che stava preparando la carbonara. Io e Fabio eravamo con la un piatto di pasta. Ah, ma io ti ho visto. Sai con chi eri? Tu eri con Margot Robbie. Io con Margot Robbie cerchiamo dei vestiti appropriati. Quindi comunque la cosa bella è che la cosa bella è che non abbiamo risposto alle domande. Ci faccio, diciamo queste tre film. Vai Angelica. No. Tre film. Ah no, Angelica l'ha detti. Angelica se le bruciavi. Brava. Vai Fabio. Io. Io sono terribile con queste domande. Le lancio, ma non si... vabbè, ora che mi vengono in mente, Django Unchained. Allora, Django Unchained. Poi... rispondete voi che non allora, non riesco a dire. Io lo dico come gli attori. Non ho degli attori o film preferiti, però due che mi hanno segnato e adoro sono Split. È The Shining.
Però non sono i miei preferiti, perché ne ho troppi. Anche Shutter Island, io ho amato, sono stata bloccata per 8 mesi. Io? Madonna, vero, vero. Sì. Comunque no, io in realtà il mio film preferito è Midnight in Paris. Perché, raga, io sono fissata con Woody Allen, quindi... Woody Allen. Match Point è bellissimo, raga, di Woody Allen. Raga, io tipo ho fatto tutta... La prima quarantena ho iniziato a guardare tutti i film di Woody Allen, tipo a raffica. Dicevo, bene, oggi guardo gli Annie, domani guardo Midnight in Paris, dopodomani guardo... Preferito. Regista preferito? Ma io non esisto, voglio dire la mia, i miei tre... Vai. Però posso... Allora... Anch'io, veramente, poi. Sì. I miei tre sono, vabbè, il villaggio li sa. I miei tre sono, allora... Li dico io. No. Il primo è Truman Show. Ognuno ha il suo modo preferito. Truman Show in particolare perché c'è Jim Carrey, che è il mio attore preferito, quindi... Vabbè, però, poi. Secondo, Pulp Fiction. Grande. E terzo, Billy Elliot, per una storia personale, per... privata, quello che è la danza, la passione per la danza, e quindi mi ci vedo un sacco in Billy. Quindi questi tre sono i miei tre film preferiti. In Billy. Posso dire una cosa? Su Pulp Fiction, io prima di vederlo pensavo che fosse molto più complicato comprenderlo. Poi l'ho visto ed è molto fluido come film. Dipende. La prospettiva in cui lo vedi. No, la cosa bella di Pulp Fiction, una volta che lo vedi, capito, è come se lo vedi per la prima volta, perché scopri un sacco di cose, un sacco in realtà. È meraviglioso. È un film a tutti gli effetti, quindi è proprio un film, filmone. È un filmone. No, okay. Mi fate troppo ridere quando su Instagram mi scrivete "ho visto la serie", non è una serie. No. Sì, tutti mi dicono, ma quando esce la serie? Ragazzi, quando esce la serie? Posso? Tutto ciò? Vai. Raga, io ne ho due. Il primo in assoluto... Tim Burton. No. Io Tim Burton... Raga, colazione da Tiffany. No, vero? Lei è fissata. È vero. Sì, con tu sì. Un botto. E Audrey Hepburn. Cioè, un ciao. Botto tu. Ciao. Però ho anche un altro film. Che è L'offerta. Che? L'offerta. Lo sapevo. La migliore offerta di Tornatore, grande. Lucia Parente... Il mio artista preferito è Tim Burton. Lucia Parente, Cristi, ho visto al Sistina quando hai fatto... Ma veramente? Grande. Anch'io ti ho visto al Sistina. No, però lei ha visto Billy Elliot. Bellissimo. Ah, Billy Elliot. Grande. Hai visto nel ruolo di Billy o nel ruolo di Michael? Ti ricordi? Allora, come è stato già la risa delle femmine? Carino. Carino, bellissimo. Bellissimo. Eh beh, perché tu non ci vivi. Ah, certo. Cristian Ingrotto. Madonna, vedi, ho dei fan storici. Di voi su We... Eh? Sofia, tuoi film? Su di voi su We... Allora, no? Aspetta. Andate, che io sto utilizzando... Non posso. Comunque no. Però puoi fare solo se anche questi gossip, ma credo di no. Cosa? Credo che parli di Elvie e Cree. Ma di cosa parli? Credo che non ci siamo proprio. Dove sono questi gossip? Attori italiani con cui vorreste lavorare? Già abbiamo risposto. Io Borghi. Non avevo risposto io. Bravo. Prendi le domande dal box. Come? Prendi le domande dal box. No, volevo chiedere su quale cosa hanno visto su Weibo. Forse no? Io ho letto Webbo, forse. Webbo. Non lo vedo neanche io, boh. Comunque, ragazzi, altro film secondo me che nessuno qui conosce e che sta su Netflix, quindi faccio un po' di anche... Raga, Blue Jay. Vedete, Blue però? Blue Jay. Blue Jay è bellissimo. Piccolo, breve, film d'autore. Qua no. Sta dicendo questo ragazzo Gioele, andai su Webbo. Cosa? Ah sì, ma l'ho letta sta cosa. L'ho letta. Cosa? Webbo? Cos'è Webbo? No, regà, fake news. Articoli che escono così tanto per dire, perché siamo stati... Vabbè, insomma. Siamo stati... No, niente, niente, se non è cosa da... Con Ace e Marco, ma non c'entra niente. Vabbè. Ah, vabbè, comunque. Fake news che chiaramente escono. Vabbè, ragazzi, il bello della notorietà. Che bello. Bene. E salvere la diretta. Ma si può salvare la diretta? Sì, si può salvare la diretta?
Vabbè, poi vediamo. Non so se la salviamo, poi vediamo. No, ma Cristian è davvero il tuo nome? Cristian, no, prima è la tua. No, infatti. C'è l'H. Allora, Cristian è il mio nome perché il mio nome vero è con l'H, tra l'H e l'R, quindi... E Roberto non è il nome. Grazie. No, e soprattutto non siamo in due. Non sono Cristian e Roberto. Secondo voi a mezzanotte 11 adesso possiamo dire la nostra scena preferita? Sì. No. No, raga, no. No. Raga, vi raccomando. È tardi. Questa, è presto. Essendo ballerino, una volta ho fatto un concorso di danza, no? Un passo a due, in realtà, con una mia amica, si chiama Francesca D'Angelo, ok? E vinciamo, tipo, un premio. Quello che ci presenta fa, vince un passo a due, fatto da Cristian, Roberto, Francesca e Angelo. È la diventa di quattro. Ti sei moltiplicato come Junior. Era un passo a due, più a quattro. Un passo a due in quattro. Ciao, Claudia. Hello Turkey! Ah, anche dalla Turchia ne abbiamo. Ah, beh, ragazzi. Dai, ma rispondiamo a qualche salvare, domanda. Ma non so se la salviamo, poi vediamo. Cri, okay. Box. Vai. Bella questa domanda di Giuseppe. La scena dove vi baciate per le prime volte vi è venuta naturale? Ma quando mai? No. No, ma in realtà Elvi, naturale. Elvi, no, naturale. Elvira, forse si riferiva al nostro bacio. Ah, sì. Comunque anche io e Angelica ci baciamo, fra l'altro. Il bacio mio di Fabio. Beh, quello è bellissimo. Ma hai messo la lingua! Beh, io ho fatto la stessa cosa con Cristian la prima volta, ho detto non mettere la lingua. Quando si recita giusto, cioè, non è che cioè, bisogna fare quando bacio la lingua, poi lo so. E baciamo la lingua. Tutto il set a capire che non va bene. Comunque quella non è birra, è te. Oriana Orso è una tua parente, Fabio. È mia sorella. Ciao Oriana. Seguite Oriana Orso nelle sue avventure. Ho una sorella. Cosa ce lo vuoi dire? Ma esatto. Ma perché stava vive a Milano, però, non c'era quando la cicatrice, vabbè, della gamba della protagonista era vera? No. Ah. No, no, era finta. Ma anche quella di Caterina, della bimba. Ma anche cioè, la grande truccatrice, esatto. Aspetta, anche... qua dicono Elvira, mio amore. Chris, è bellissimo! Grazie. Comunque, ragazzi, tutto il trucco che secondo me nel film è pazzesco l'ha fatto Alessia Iacino. Andatela a cercare. Ragazzi, è una mega artist asociale. È una grande. È meravigliosa. Poi, ciao, Antonia Giorgiana. Straordinaria. È super, super, super gentile. È dolce, ragazzi. Sì. Seguitela. È stupenda. È anche la stylist. Stylist. Stylist, tutti ragazzi, Mario Agrova ai capelli, Marta che stava ai costumi, a tutti quanti, Nicolaccio, aiuto regia. Ciao Zeni. Mick Paradisi alla fotografia, che mi hanno fatto un sacco di complimenti per la nostra fotografia. Mick Paradisi. Che bello, Che bomba lui. Ah, io ho quella domanda che mi fa molto ridere. Avete fatto amicizia con qualche comparsa nel film? Avete fatto? Era una protagonista. Avete fatto? Che ha detto? Che ha detto? Qualche comparsa. Ah, voglia, sì. Beh, a Macari, certo. eravamo un gruppo. Sì, Tutti ho delle foto io ancora di tutti insieme, tutti quanti noi insieme, sai? Con i ragazzi che hanno fatto le comparse. Vero? Io non mi ricordo. Sì, a Baglio Matarrocco, che è stata una location del film, dove è la scuola di vela. L'altro. Ho visto il film stasera e sono innamorata di tutto ciò. Mi sono detto, ciao Anna Bonora. Ah, col papà di Fabio. Ragazzi, il papà mio è veramente mio padre, fra l'altro, volevo dirvi. Quello che dice bravo Mario è mio padre. Che posso dire? Cioè, è tipo troppo bravo. Fabio, scusa, ma tu lo dici in una maniera così naturale? No, veramente. Al personaggio. Che studio ha fatto per riuscire a legarsi al personaggio? Invece in questo film sono passionale a livello di quelli che si davano all'asilo. Dici? Io direi di no. Non mi guardare così. Scusami, ma i baci dati dall'asilo sono quelli più puri, quelli più ingenui, quelli più veri? Regà, aspettate, ma perché voi all'asilo vi baciate con qualcuno? No, per capire. Ero io quella disagiata, no? No, io il primo bacio l'ho dato tardi.
No, raga, no, sto scherzando. Vabbè, è chiaro che all'asilo c'è il fidanzatino. Elvira, che... te robo a Christian. All'asilo era stampo puramente innocuo e innocente. Learn Spanish. We're not Spanish, we're Italian. We're Italian, but it's very similar, mucho. Mucho, mucho. We're not similar. Turkey loves you, thank you, Turkey. Che carina. No, non sei l'unica che ha pianto davanti al film, ho pianto pure io. Raga, ho pianto pure io. Che, no, comunque questa maleducazione, questi ragazzi di oggi che stanno... Elvira, abbiamo il naso simile, ma sul tuo viso è stupendo. No. No, guarda, non ci credo mai. Cioè, vediamo Giorgia? Vediamo il naso. No, no, no. Perché sono sicura che lei è stupenda e mi dice questa cosa. Aspetta. We are all beautiful. Anni frocca. Ma ce l'ha privato, vedete, infatti, no? Ma sei bellissima, e poi è vero, abbiamo il naso molto simile. Vi assomigliate? Abbiamo il naso simile. Ha fatto la controfigura. Angelica, sei una scoperta, ma in che senso? Elvira, è positivo. Sono le treccine che la fanno un po' dea. Ma è negativo questo commento? Avete fatto corsi di recitazione? Sì. Io no. No. Io ho fatto tante corse. Io sto cercando un filtro carino, un po' più... Questo è naturale. Quando è stato girato il film? Guarda Sofia. Ma perché? La faccia di Chris urla, ho sonno in sei lingue diverse. Cri, si vede che mi conosci. Cri, accetta Fabio. Giorgia dice: oh, non sì. Mi fotografo mai di profilo. Devi, inizia. Sara e Lorenzo, mi potete salutare? Ciao. Però aspetta, ma che... Sì, Cri, come avete trovato un agente? It's a secret. No, vabbè, basta cercare su Google l'agenzia. Io onestamente, grazie Cri. Scusate, oh, ragazzi, il telefono se l'ho dovuto, sì, sono tornata, sì, a Colleferro, Angie, e l'ho cambiato e mi sono ricollegato. Angie, Leti, Anna, Sofia, Angelica, siete delle de. Amore. Oh. Ragazzi, ma solo a me spunta la domanda. Angie, tipo... Angie, okay, io no. Sono la de dei ferri, guarda. No, la guarda, cazzo, che cosa ha detto? Ho detto, io sono la de della guerra, guarda che ferri. Ragazzi, mi vergogno per quello che ho detto. Allora, ragazzi, mia sorella mi ha appena scritto. Quindi in 3 mesi di registrazione non mi hai mai nominata. Allora, mi saluti, no, Sofì. Ma infatti no, ma che fratello hai? Cioè, non, io non lo sapevo. Ma... Non mi hai mai detto che mia sorella. Oriana Orso, comunque, mia sorella. Allora, e neanche lui me l'ha detto. Bene, hai capito? Ciao Monica, un bacione. Sei meravigliosa. Mua. Raga, qualche domanda un po' più... Ma ci sono delle domande nel box? Domanda. Infatti. Sì, infatti, vedo. Quelle del box. No, non so cosa stia facendo in questo momento. Elvira... Sto cercando i nasi di quelle che dicono che hanno un naso uguale. No, raga, No, raga, sto semplicemente rispondendo a dei messaggi perché non è giusto, non ho risposto. Posso dire una cosa? Ragazzi, 3 ore di diretta e siamo ancora 566 persone, grazie mille. No, ma siamo arrivati anche a... Significa che forse l'unica qualità che abbiamo è essere simpatici, Per dirne una, Fabio comunque... No, l'abbiamo perso. Ah, dove si trova il posto che raggiungete con la barca nel film? Boh, credo eravamo... Dove eravamo? Boh. No, aspetta, eravamo tipo a Terrasini. Dove? Quel posto che raggiungiamo con la panna. No, non mi ricordo. Giulia Noto dice di dove siete. Allora, io Palermo. Aspettate, c'è Palermo. La mia migliore amica. C'è la mia migliore amica. Io Palermo. Tutti concentrati. Palermo. Ciao Franci, ciao mini mia. Ti amo. Salutate tutti Franci. Ciao Franci. Ciao Franci. Ciao Franci. Ma solo a me non scorrono più i commenti. Ma comunque, ragazzi, sto telefono basta. Io non vado più a comprare telefoni perché... Ah. Vabbè, Una domanda per Christian. Ti è piaciuto baciare Elvira?
Fabio, ti è piaciuto baciarmi? Beh, ciao Beatrice. Sì. È stato, era un bacio di scena. Sì, anche se appunto tu non metti la lingua, quindi era un bacio arido. Mi vedi troppo bene, cominci con due birre al bar e mi fai semplicemente ridere, carino. Dai, ci stiamo, quando si potrà allora ci vediamo. Stay assolutamente con... ho finito a seguire sulla stessa onda, grazie ragazzi per le mie emozioni. Metti qualche grazie domandina. Vai. Sì, metto la domanda. Mi sa che Eleonora lo piccolo sto andando a studiare perché ha scritto bacio. Magari c'ero io al posto di Christian. Come? Magari c'ero io al posto di Christian. Ti si invidia Christian qua. Certo, il via allora. Raga, niente tempi morti. Sofia, canta qualcosa. Allora. Saltiamo il pubblico. Ragazzi, quella della pubblicità della Durex. Come è andato? Non so se te la ricordi. Avrei detto la regia della notte. Però... sì, vabbè, anche quello. Io me la ricordo per questo. Che succede? Angelica, mi ricordo di te un cortometraggio. Sì. Ragazzi, ma tipo io, no, veramente, per scherzi, sto tipo morendo di sonno. Neanch'io. E mi sto spegnendo. Ma sì, dai. Ne faremo quindi, un'altra. Quindi faremo magari, un'altra. Non lo so, ci salutiamo. Tanto, anzi, siamo stati bravissimi. Abbiamo fatto tipo quasi andiamo a nanna. Più di due ore. Andiamo a nanna. Sì, raga, se non avessi un aereo domani alle 9, e quindi mi devo svegliare tra 5 ore, capito? Dai. Vi promettiamo che ritorneremo più forti di prima. Ritorneremo più forti di prima. Intanto continuate a guardarci. Ci salutiamo. Sì. Ci salutiamo. Film. Ragazzi, facciamo uno screenshot. Chi lo fa? Vai. Chi lo fa? Uno screen. Vai, 3, 2, 1. Fatto. Dai. Va bene. Amazing. Va bene, ragazzi, continuate a seguirci. We love you. Grazie. Sulla stessa onda. Grazie. Call by away. Grazie mille di averci seguito. Grazie mille di averci seguito. Un bacio. Marica, ti amo anche io! Ciao, Marica! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Marica, ciao. Continuate il film, mi raccomando, e fateci sapere tutto quello che pensate. E scrivete sotto Netflix, sotto i post di Netflix, se volete vederci ancora, perché poi è l'unico modo di parlare con Netflix, quello. Vabbè, ciao, Eleonora, mi raccomando, studia e non farti trovare impreparata. Ciao! Ciao!